Salve, riuscite a sentirmi adesso? Mi date un paio di yes nella chat, per favore? Adesso sta registrando, dovreste poterlo vedere anche voi. E comunque io ho già fatto altre registrazioni con questo, sono sicuro che andrà bene, Marinella, quindi... Comunque siamo pochi, Sì. troppo pochi, anche perché tu hai staccato prima, secondo Ah. me, visto che avevi la funzione. Allora Se mi ti ridai. rimando qui il link. Ok, Ok? se tu me la mandi, io la mando poi a tutti. Se Certo, momento. riesco a ribeccarli, però non. Eccola. Allora, aspetta. Provo a. Qual è? È questo qui, è quello lì che vedi, join Zoom meeting. Ma ne ho tre, cinque, otto. Ah. Zoom, password è Dovrebbe VL, sempre. È essere sempre lo perché l'ho stesso. copiato 3 volte io per errore. Aspetta, ce la Eccolo qui faccio. un'altra volta. Adesso l'ultimo dovrebbe essere più semplice. Ok, adesso sto vedendo, fammi solo andare. Certo. Devo andare nel Moodle e gli mando una mail. Allora. Io comunque, Marinella, ho già 15 persone, 12 Erano persone. 19 Quindi ci siamo quasi, dai. di connessione. Siamo migrati su Zoom. Questo indirizzo. Oggi 23 aprile. Aspetta. Ok. Ok, speriamo di non. Quanti ne hai tu? Lo dico subito, dovremmo essere 15 adesso. Marinella, Sì, ma siamo in 14 in tutto. In totale siamo no, 14. cavolo, ne abbiamo persi 5. Ma accidenti, ma non è possibile che non si riesca. Cioè, Aspetta, 16. Possiamo magari chiedere agli studenti che sono già nel gruppo di cercare di mandare il link e la ma loro, password Zoom. alcuni di loro non si, cioè, pensa che non si sono mai visti alcuni di loro. Noi abbiamo fatto sempre tutto online. Quindi, tranne la stretta cerchia. Sì, E tu hai però anche, non. ecco un momento, 17. Ci siamo quasi. 18, dai che sta andando bene. Sì, 18. però non mi piace. Non mi piace che non riusciamo a usare questa la piattaforma. È una cosa che mi. Guarda, l'altra volta ci siamo riusciti, io non capisco, d'altra parte non so se Neanch'io. vale la pena continuare a provare con WebEx.
e non andare avanti così ormai. Ma per me sì, perché per me è più facile poi per tutto il trasporto. Io comunque non capisco. Sto registrando, da 6 minuti sto registrando, quindi alla fine della conferenza il tempo di convertire tutto in un formato e di mandartelo. Ma senti una cosa, il tuo Zoom non è quello che si stacca dopo 40 minuti? No, certo, no, assolutamente. Quindi possiamo continuare. E ho fissato la lunghezza dell'incontro a 3-4 a 4 ore, quindi abbiamo un okay. sufficiente. Io direi sono 18 partecipanti, possiamo iniziare o vogliamo aspettare il possibile 19esimo? Qui non posso, non sono io il... Io inizierei, non ho neanche il polso della situazione per sapere chi può essere. Va bene, dai, iniziamo perché sennò poi... Rischiamo di perdere troppo tempo. Allora, io vedo che tutti i microfoni sono in mute, ma vorrei tranne che... Tranne il mio, mi metto subito in mute anch'io. Grazie Marinella, ma vorrei anche diciamo esortare tutti ad una interazione un po' più pronunciata della scorsa volta. Quello che dovreste già aver capito è che naturalmente questa lezione sulla European Public Sphere, sulla sfera pubblica europea, doveva necessariamente accadere dopo la prima lezione, quella su che cos'è l'Unione Europea e come funziona, perché molte delle cose che diremo oggi, molte delle conversazioni, dei concetti e delle idee che commenteremo oggi, naturalmente dipendono per la loro corretta comprensione dal comprendere che cos'è l'Unione Europea, quali sono i meccanismi decisionali dell'Unione Europea che abbiamo visto l'altra volta. Allora, quindi io vi esorto a, innanzitutto vi ringrazio per la flessibilità e per questo last minute arrangement, non è stato facile, ma più o meno siamo tutti lì, tranne un possibile partecipante da quello che ho capito. Volevo ringraziarvi per questo e iniziare. E iniziare dalle domande che vi ho inviato attraverso la professoressa Belluati e provare a iniziare a rispondere a queste domande. Perché questo dovrebbe poi darvi anche modo di... Ah, abbiamo trovato il 19esimo, Elisa D'Amato, quindi, e anche Fabio Miritello. Quindi io direi che siamo tutti a questo punto. La migrazione è avvenuta fino adesso con successo. Se non mi sentite, se ci dovesse essere qualche problema, mandatemi un messaggio in chat. Io ho davanti a me tutto il necessario per rendermene conto il prima possibile. Stavo dicendo, iniziamo a rispondere alle domande e questa sarà più o meno la prima parte del nostro incontro e poi andremo nel dettaglio di molti altri, di molte altre problematiche ed altre idee, altri concetti che dovremmo chiarire per capire quella che è un po' la complessità di quella che alcuni definiscono sfera pubblica europea, mentre altri dicono che questo che alcuni definiscono sfera pubblica europea è un qualcosa di non esistente, non ancora in grado di permettere una comprensione e una discussione critica sull'Unione Europea. Ma iniziamo da una domanda che viene prima di questo. Iniziamo a capire che cos'è la sfera pubblica e vorrei a questo punto, e per questo che vi stavo dicendo, vi esorto ad essere più interattivi, a prendere il microfono, a levare il mute al microfono e a provare qualche risposta. Sono domande che voi avete avuto qualche giorno fa, credo, quindi dovreste essere già in grado un po' di rispondere, ma questo non è un esame, è una discussione aperta per cercare di capire insieme e di rispondere insieme a tutte quelle domande che sono intorno alla sezione Questions and Discussion. Quindi chi vuole essere il primo a dire, a provare una definizione di che cos'è la public sphere, la sfera pubblica? È riuscita a sentirmi, vero? Aspetto una risposta. Buongiorno. Salve, Ilaria. Salve, io, Ilaria, sì. La prima. Scusi, mi sono lanciata, mi sono tolta il muto da sola, ma
va benissimo, siete autorizzati a farlo. Cioè, non so se la mia definizione sarà completa, però comunque la sfera pubblica è, cioè, è il concetto abermassiano di uno spazio dove, dove ci sono delle aree, delle arene per confrontarsi, diciamo, tra le istituzioni e i cittadini, ed è una cosa, diciamo, che l'Unione Europea ha tenuto a cercare di creare o comunque cercare di impostare, di fatto dopo aver realizzato che la maggior parte poi della comunicazione sui temi europei o anche della formazione delle opinioni, dell'opinione pubblica, avveniva molto di più a livello nazionale che a livello europeo, e quindi si vuole creare uno spazio di confronto appunto a livello europeo, dove l'Europa può essere anche l'Unione Europea un attore più decisivo. Certo, allora, la prima parte della risposta è assolutamente corretta. La seconda parte anticipa quello di cui dovremo parlare in questa seconda parte, in questa seconda domanda, per rispondere alla seconda domanda. Quindi fermiamoci un attimo alla prima parte della risposta di Ilaria. È uno spazio di confronto, in sostanza, in cui Ilaria diceva istanze di governo, istanze pubbliche possono confrontarsi con i cittadini. Questo è esattamente uno spazio di confronto. La sfera pubblica è uno spazio di confronto in cui cittadini, come per dirla con le parole di Habermas, compelled public authority, cioè fanno richiesta, cercano di chiedere una giustificazione all'autorità pubblica di quello che sta facendo. Giustamente il riferimento a Habermas è più che corretto, perché Habermas è stato il primo pensatore che ha teorizzato l'ontologia, se vogliamo, della sfera pubblica. Ha detto che cos'è, ha cercato di definire la sfera pubblica, ne ha ritratto una formazione storica, una formazione, uno sviluppo storico, e in una parte del suo libro sulla sfera pubblica ha anche cercato di spiegare perché la sfera pubblica, per come era nata la sfera pubblica, è andata piano piano disfacendosi in sostanza. Però io ho altre domande che sono collegate a questa prima domanda: che cos'è la sfera pubblica? Quali sono le condizioni per far emergere la sfera pubblica? Cioè, perché noi oggi abbiamo una sfera pubblica in cui possiamo discutere a tu per tu, faccia a faccia, senza timori, l'operato del nostro governo? Quindi la seconda domanda è: quali sono le condizioni per far emergere la sfera pubblica? E non è una domanda facile, perché, ossia, è facile, la risposta è molto facile perché è sotto gli occhi di tutti, però visto che noi siamo nel sistema, a volte è difficile uscire dal sistema e cercare e capire quali sono le condizioni che ci permettono di essere nel sistema. Quindi, quali sono le condizioni per l'emergenza, per poter far emergere la sfera pubblica, per poter realizzare questa zona di confronto tra i cittadini e il governo, se vogliamo, per semplificare? Quindi Ilaria ha già risposto, qualcun altro? Ma Ilaria naturalmente la benvenuta a continuare nella formulazione delle risposte. Senza paura, io quello che farò adesso, voi potete tutti fare un unmute del vostro microfono e della vostra webcam. Quindi aspetto un'altra risposta. Quali sono le condizioni per poter far emergere? Perché questa sfera pubblica possa emergere? Buon pomeriggio, sono Alice Esposito. Salve. Banalmente mi viene in mente sicuramente anche la situazione che stiamo vivendo tramite i media, per esempio. Quindi i media sono una condizione essenziale per lei della nascita, della creazione, ma anche della possibile esistenza di una sfera pubblica. Sì, cioè dalla stampa in poi, sì. Allora, naturalmente, voi tutti vedete questa domanda: qual è il ruolo dei media? Questo sicuramente, i media sono molto importanti, ma i media, se vogliamo, fanno parte del sistema, quindi sono nel sistema. Sicuramente sono probabilmente l'attore più importante dei dibattiti che avvengono nella nostra sfera pubblica, nella sfera pubblica italiana, per esempio, nella sfera pubblica belga, però fanno parte del sistema. Quindi quali sono le condizioni di cui il sistema ha bisogno per poter far emergere la sfera pubblica?
Allora, Sara Valente ci dice una cosa. Una condizione potrebbe essere la garanzia delle libertà fondamentali. Esattamente, uno stato di diritto in cui le libertà fondamentali, la libertà di parlare, di poterci riunire, di poter liberamente esprimere la nostra opinione, è una condizione sine qua non dell'emergenza di una sfera pubblica. Adesso, quello che vi stavo dicendo, cose di questo tipo, come le libertà fondamentali, la capacità semplicemente di poter parlare senza essere controllati in quello che diciamo, è una condizione a cui noi siamo talmente abituati, specialmente in questa parte del mondo, l'Europa, da non farci più pensare alle cose veramente fondamentali. Questa è una delle cose che ha detto Habermas. Perché la sfera pubblica si è formata solo nel XVIII-XIX secolo, in sostanza? Perché prima in molti paesi, anche europei, non c'erano le condizioni, le libertà fondamentali per poter parlare. Non ci dimentichiamo di quello che ha portato in Europa e nel mondo la Rivoluzione Francese. Questo è fondamentale, perché? Perché in alcuni paesi, ancora tuttora al mondo, non ci sono delle condizioni così basiche, ma così importanti per poter semplicemente parlare. Quindi i diritti fondamentali fanno parte delle condizioni. Che cos'altro fa parte di queste condizioni che noi tutti dobbiamo avere o che devono essere presenti per avere una sfera pubblica? Che io lo ripeto, deve essere una sfera pubblica critica, perché non è necessario parlare bene o male di qualche cosa, appoggiare o non appoggiare qualcosa. In questo confronto tra cittadini, quindi sfera privata e sfera pubblica e governo, noi dobbiamo avere le basi per poter criticamente, coscientemente, scientemente poter criticare l'operato della sfera pubblica, del governo. Quindi libertà fondamentali sono una condizione. Qual è l'altra condizione? Quali sono le altre condizioni? E potete farlo sia per mail, ma io preferirei sentirvi in questa seconda lezione. Altre idee? Please. Non siate timidi, non abbiate paura di mettere in avanti le vostre idee. È talmente fondamentale come base che nessuno ci pensa più ormai. Ci sono due cose che devono venire fuori da questo qui, per poi poter passare alle domande successive. Una è la capacità di poter leggere e scrivere. E l'altra è la possibilità di avere del tempo libero. Quello che è successo e l'altra è la possibilità di avere degli spazi di aggregazione che non siano controllati. Vi faccio un esempio e rimando all'opera di cui abbiamo già parlato di Habermas, la trasformazione, la nascita e la trasformazione della sfera pubblica borghese. Poter leggere e scrivere è una capacità, la literacy, che non tutti avevano due secoli fa, ma che era fondamentale per poter partecipare in maniera critica a una discussione pubblica. La seconda era avere del tempo a disposizione, perché non ci dimentichiamo che le condizioni del nostro lavoro, praticamente del lavoro delle persone normali due secoli fa, non erano le stesse che le nostre oggi. Quindi è stato necessario avere una organizzazione sociale, un'organizzazione del lavoro tale da poter lasciare del tempo libero per semplicemente informarsi e pensare. L'altra condizione è quella di avere degli spazi, quindi degli spazi in cui poter parlare delle cose che ci interessano, delle politiche che ci interessano, dell'operato del governo. Quindi un'altra domanda che va insieme a questo primo gruppo di domande, che cos'è la sfera pubblica, è dove si concretizza questa sfera pubblica? In Italia, per esempio, perché capisco che la maggior parte di voi, tranne probabilmente una studentessa, siete tutti italiani. Quindi dove si concretizza in Italia, dove si concretizzano, dove possiamo trovare noi questi spazi di discussione? E aspetto una risposta. Voi tutti fate parte di una sfera pubblica o di diverse sfere pubbliche, ma dove concretizzate questi? Dove si è possibile vedere all'opera questa sfera pubblica critica?
Dai, non fate i timidi, per favore. Il primo posto che mi viene in mente sono i social network, Sara Valente. Questa è una risposta veramente della vostra generazione, ma sicuramente è vero. Un posto dove noi ci permettiamo, scherzando a volte, ma anche, diciamo tra il serio e il faceto, di criticare l'operato del governo, sono i social media. Social media, di questo è vero. Ma prima dei social media, dove succede questa sfera pubblica? Dove lo vediamo noi? La stampa fa parte dei media, vero Serena? E come dicevo prima, parleremo di questo qui, perché i media sono, diciamo, uno dei veicoli principali della capacità di avere una riflessione critica su quello che sta facendo il governo. Qual è l'esempio principale, più importante? È sotto gli occhi di tutti, di una sfera pubblica. Vi aiuto, una sfera pubblica rappresentativa. Le piazze, mi piace molto questo. Ilaria e Ilaria. Certo che le piazze, ma prima delle piazze, tutti gli spazi di aggregazione. Questa piccola conferenza che stiamo avendo adesso, parliamo di Europa, possiamo criticarla, possiamo criticare la capacità che ha l'Europa di comunicare e far capire che cos'è l'Europa, è un pezzo di sfera pubblica. Ecco la risposta che volevo da Sara Pane. Quindi non so chi sia Sara Pane, perché credo che questo sia un diminutivo. Il Parlamento, certo, i parlamenti nazionali che sono eletti sono l'istanza principale della manifestazione della sfera pubblica. Perché? Perché all'interno dei parlamenti, governo e opposizione, diversi schieramenti politici si confrontano su quello che è, su quelle che dovrebbero essere le migliori politiche per la nazione. Quindi abbiamo degli esempi. Quello che tutti state dimenticando e che invece Habermas nel suo famoso libro mette in evidenza sono delle cose come per esempio i bar, i caffè, che stavano venendo fuori nel XVIII secolo. Perché? Perché nel XVIII secolo, e qui terminerò, con questo chiudo la mia parentesi, una parentesi più storica in relazione alla sfera pubblica, i bar, i caffè costituivano delle occasioni di confrontarsi, di sedersi intorno allo stesso tavolo, di avere del tempo libero, perché si aveva la possibilità di potersi riunire e confrontarsi su delle idee, perché nel XVIII secolo, non dimentichiamo che cos'era l'Europa nel XVIII secolo, iniziavano ad arrivare in Europa delle cose che prima non c'erano: caffè, cioccolata, tè, per esempio, da diversi paesi nel mondo, e questo costituiva l'occasione, la scusa se volete, per riunirsi. Quindi il Parlamento, i social media, i media, e quindi vecchi e nuovi media, i parlamenti nazionali e tutte le occasioni che noi abbiamo di associazione sono ambiti in cui esiste la sfera pubblica. Ma adesso cerchiamo di capire anche quali sono, e questa è una domanda fondamentale per poi passare alla seconda domanda, quali sono le difficoltà della sfera pubblica nazionale? Cioè, quando noi parliamo e cerchiamo di capire meglio che cosa sta facendo il governo italiano, per esempio, per l'emergenza del coronavirus, del Covid, quali sono le difficoltà, quali sono i current challenges di una national public sphere? Provate a rispondere a questa domanda. Perché è così difficile avere un discorso critico, se volete, perché una delle condizioni fondamentali per poter parlare di quella della sfera pubblica di Habermas è una capacità critica dei soggetti che fanno parte della sfera pubblica. Quindi quali sono i current challenges delle sfere pubbliche nazionali? Che cos'è che impedisce oggi, se volete, un dibattito razionale, puramente nazionale, su quello che sta succedendo sul Covid? O secondo voi va tutto bene nella nostra sfera pubblica in Italia, in quella in Belgio?
Allora, Ilaria, la situazione di emergenza rende il dibattito politico ancora più confusionario. Le informazioni da cui potrebbe partire un dibattito sono confuse. Alla scarsa fiducia nel sistema politico e partitico. Queste sono tutte cose che non riguardano soltanto il sistema Italia, se volete, perché la scarsa fiducia o una crescente mancanza di fiducia nella politica, ma non solo nella politica, anche nell'accademia, è qualcosa che sta in qualche modo, è un fenomeno a carattere universale. Le informazioni da cui potrebbe partire un dibattito, io aggiungerei sano, sono confuse. Di che cosa ci stiamo rendendo conto? I challenges sono appunto, le difficoltà sono avere delle informazioni a cui possiamo dar credito in sostanza, che siano affidabili, basate sui fatti. Perché Habermas, in un altro libro naturalmente che è un po' un compendio, un complemento naturale alla trasformazione della sfera pubblica borghese, della teoria dell'azione comunicativa, ci dice che avere delle informazioni, cioè basare la nostra discussione sui fatti è fondamentale. Adesso perché questo sta emergendo? Perché naturalmente viviamo in un'epoca in cui le fake news e la disinformazione sono all'ordine del giorno. E dunque questo, avere le fake news sono sempre esistite, quindi non pensate che sia un fenomeno dei nostri giorni perché il 99, il 90% delle fake news vengono diffuse sui social media. Le fake news, le bugie in sostanza, sono sempre esistite. Quello che sta succedendo oggi, come qualcuno di voi ha già messo bene in evidenza, è che in un periodo in cui l'informazione essenziale basata sui fatti è fondamentale, si crea più confusione quando non riusciamo ad avere questo. Nella sfera pubblica italiana, a mio avviso, vi è una forte disinformazione. I partiti di stampo populista hanno polarizzato il dibattito così fortemente da rendere complesso il confronto. Il populismo naturalmente è un altro fenomeno, non perché il populismo sia, e io non so, ci tengo a dirlo, riporto dei fatti, non un'opinione personale qui. Il populismo di per sé non è, può essere giudicato come negativo o positivo, io non lo sto giudicando, ma è vero che degli slogan populistici o populisti contribuiscono alla confusione generale e a non avere un dibattito basato sui fatti, su delle idee, su dei fatti concreti. L'altra domanda a cui dobbiamo rispondere prima di passare alla domanda seguente è di cosa abbiamo bisogno? Perché abbiamo visto le condizioni per l'emergenza di una sfera pubblica, quindi uno stato di diritto, in sostanza la capacità di saper leggere e scrivere, avere delle informazioni, avere una società che permetta la libera circolazione delle informazioni, avere del tempo per poter assimilare, comprendere e riflettere su queste informazioni. Ma poi quali sono, di che cosa altro abbiamo bisogno? Innanzitutto nel nostro sistema nazionale noi parliamo tutti una stessa lingua, quindi una comunità linguistica, una identità comune e un comune sistema dei media è essenziale per avere una sfera pubblica che sia critica a livello nazionale. Adesso è il tempo però adesso che abbiamo gettato un po' le basi, andiamo alla seconda domanda. Abbiamo visto che cos'è la sfera pubblica a livello nazionale, che cos'è la sfera pubblica europea, perché qui aggiungiamo un livello importante. Aggiungiamo un livello, se voi vi ricordate il nostro incontro della volta scorsa, dell'ultima volta, in sostanza abbiamo visto come l'Unione Europea, questo mix di un sistema intergovernamentale, un sistema sovranazionale, aggiunge dei livelli di complessità alla nostra struttura nazionale, struttura democratica nazionale. E quindi dobbiamo capire che cos'è la sfera pubblica europea, tenendo in considerazione, avendo ben presente in mente, che cosa vuol dire parlare di sfera pubblica in un contesto di multilevel governance, di sovranational governance. Quindi la mia domanda è, per quelli che prima hanno provato a definire che cos'è la sfera pubblica a livello nazionale, che cos'è la European Public Sphere, che cos'è la sfera pubblica europea. E le domande sono le stesse, più o meno, perché una domanda potrebbe essere,
prima di tutto, se esiste una sfera pubblica europea o non esiste, e l'altra, dove si manifesta questa sfera pubblica europea. Prima abbiamo visto che la sfera pubblica italiana si manifesta innanzitutto a livello del Parlamento italiano. Perché? Perché il Parlamento italiano è fatto di rappresentanti, ci sono le persone, i componenti del Parlamento ci rappresentano a seguito delle elezioni. Ma dove si manifesta questa sfera pubblica europea? E che cos'è la sfera pubblica europea? Qualcuno può darmi un'idea nella chat o commentando a voce questo? Non abbiate paura di prendere il microfono, di attivare il microfono. Che cos'è la sfera pubblica europea? E che cos'ha di più o di meno rispetto a una sfera pubblica nazionale? Qualcuno vuol provare una risposta? Allora, credo che sia un processo non ancora realizzato e credo anche che la sfera pubblica europea non possa essere equiparata alla somma delle varie sfere pubbliche nazionali. Questa è una riflessione molto interessante, perché la mia domanda seguente è questa. Quante sfere pubbliche esistono? Perché leggendo le discussioni, leggendo le riflessioni di coloro che si sono occupati di sfera pubblica europea, questa è una delle prime che emerge. Esiste una sola sfera pubblica europea o ne esistono diverse? E se ne esiste solo una, dove si manifesta e è comparabile alle sfere pubbliche nazionali? È una domanda aperta questo qui. È un processo non ancora realizzato. Mi piace anche molto la scelta del termine processo in fieri, non ancora realizzato, perché se voi ricordate la nostra discussione della volta passata, anche l'Europa è l'Unione Europea, non l'Europa, l'Unione Europea è è in fieri, è in esecuzione, è on the making, se volete. E questo è vero. E alcuni dicono che la sfera pubblica europea potrebbe essere il risultato della somma delle diverse sfere pubbliche nazionali, altri dicono che una sfera pubblica critica non possa essere il risultato, non potrà mai essere il risultato della somma di diverse sfere pubbliche. Ma quello che è interessante in questa osservazione di Sara Pane è il fatto che iniziamo a parlare di diverse sfere pubbliche che avvengono più o meno allo stesso tempo, diversi dibattiti che avvengono più o meno allo stesso tempo, e che è il frutto di diverse sfere pubbliche a livello nazionale. Adesso la mia domanda, però, la domanda che si può collegare è questa. Allora, quanti tipi di sfera pubblica europea esistono? E ripeto la domanda che ho fatto prima, chi sono gli attori della sfera pubblica europea e dove si manifesta la sfera pubblica europea? Perché quella italiana, l'abbiamo capito, si manifesta sui social media, si manifesta nel Parlamento italiano, si manifesta al bar quando avremo, si manifesterà al bar quando avremo la possibilità di tornare a poter prendere un caffè e discutere con i nostri colleghi, con i nostri amici. Ma dove si manifesta la sfera pubblica europea e quanti tipi diversi ne esistono? Quindi dove si manifesta la sfera pubblica europea? Dove la possiamo vedere concretamente manifestarsi? Una risposta è il Parlamento europeo, naturalmente, perché il Parlamento europeo è fatto di persone che vengono elette da tutti noi, in sostanza. Sara Pane, penso ad esempio allo scambio di informazione e al dibattito sulle pagine social delle istituzioni, molto vero, e tra persone di diversi paesi. Credo quindi che la società civile e i cittadini stessi siano una componente fondamentale dell'European Public Sphere.
Su questo sono completamente d'accordo, non solo io, ma tutti gli altri accademici che si occupano di sfera pubblica europea. I social media sono una componente fondamentale della sfera pubblica europea di oggi, anche se rispetto alla sfera pubblica nazionale abbiamo dei diversi problemi di cui parleremo rispondendo alla prossima domanda. Dove si manifesta però questa sfera pubblica europea, oltre che sui social media e nel Parlamento? Ripeto la mia domanda, riformulo la mia domanda. Se io vi chiedo quali sono i maggiori media in Italia in cui si parla di politica, voi cosa rispondete? Quindi abbiamo una risposta di Manuela, va bene, la prenderò in considerazione tra due minuti, ma in Italia quali sono i principali o i più media più importanti in cui si parla di politica? O in cui si fa politica, o in cui si discute di quello che sta facendo il governo. Televisione, quali televisioni? Fatemi un esempio di televisione. Televisioni e giornali, fatemi un esempio di televisione e giornali. Voglio dei nomi qui. Dibattiti televisivi, perfetto. Fatemi un esempio, fatemi un nome di un dibattito televisivo in cui si parla di politica. La 7, 8 e mezzo, perfetto. Ditemi un paio di giornali in cui si parla di politica. Carta bianca, perfetto. Continuate. Televisioni, le varie televisioni Rai, Sky e le televisioni Canale 5, eccetera. Siamo tutti d'accordo su questo, immagino. Piazza Pulita, vero. Adesso, e voi vi rendete conto, un altro programma alle 3 Agora, perfetto. Siamo d'accordissimo su questo. Quello che voglio farvi vedere, che volevo farvi vedere con questa domanda è quanto è facile fare riferimento a giornali. Datemi un esempio di un giornale in cui si parla di politica in Italia. In tutti i giornali si parla di politica. La Repubblica, Il Messaggero, ne abbiamo tantissimi, giusto? Adesso io vi faccio la stessa domanda a livello europeo. E perché vi faccio questa domanda? Perché dalla prima domanda a cui abbiamo risposto, cos'è la sfera pubblica? È venuto fuori che i media sono una componente fondamentale della sfera pubblica. Quindi la mia domanda è adesso, per la sfera pubblica europea, quali sono i media che si occupano di Europa o di politiche europee oggi? Potete farmi qualche domanda a livello europeo, non a livello nazionale, perché potreste dirmi, ok, Il Messaggero si occupa di politiche europee quando se ne parla. Politico EU, ditemene qualcun altro. Euronews, perfetto, continuate. Continuate. In realtà è difficile continuare, perché a parte il posto a una sezione totalmente europea... A livello EU manca l'integrazione tra i sistemi informativi dei vari paesi. Stiamo arrivando. Il problema è che io posso aspettare, possiamo aspettare anche un'ora, un quarto d'ora, 10 minuti, ma andare al di là di politico, Euronews, Euractiv, e poi un'altra, il sito dell'Unione Europea, della Commissione Europea, che è europa.eu, a parte questi tre o quattro media europei, e quando io parlo di media europei parlo di media che sono finanziati con i soldi dell'Unione Europea, e quindi da quelli che voi avete elencato, Politico e Euractiv devono essere esclusi, perché Politico e Euractiv non hanno un finanziamento europeo, mentre Euronews, Europe by Satellite e il server Europa ce l'hanno. Tranne questi tre, praticamente potremmo nominarne un paio di altri, Financial Times, ma il Financial Times non ha un finanziamento europeo, parla molto di politiche specialmente economiche europee, industriali europee, eccetera, ma non ha un finanziamento diretto. Euractiv e Politico sono dei media outlet che parlano di Europa, ma non hanno un finanziamento, tranne Euronews, Europe by Satellite e praticamente il server Europa, il website. Non abbiamo altri media in Europa che parlano di Europa. Posso chiedervi un'altra cosa? Qu-
quanti di voi usano regolarmente Euractiv, Euronews, Europe by Satellite o il server Europa, il website della Commissione Europea? Adesso questa è una domanda retorica, ma retorica solo fino a un certo punto. Una domanda retorica perché Euractiv, Politico, Euronews, Euro by Satellite, statisticamente sono guardati da pochissime persone. Le percentuali sono praticamente irrisorie. E questi sono gli unici media che abbiamo che sono cofinanziati da denaro pubblico, denaro europeo se volete, ma sono consultati da una ristrettissima cerchia di addetti ai lavori. Anche Politico e Euractiv statisticamente sono guardati solo da pochissime persone che lavorano in ambito europeo, che si occupano di progetti europei, che lavorano con le politiche europee. Chi sono gli attori della sfera pubblica europea? Naturalmente cittadini e cittadini europei. Vi ricordate l'altro giorno abbiamo parlato dei diritti e doveri dei cittadini europei e io vi ho detto che la cittadinanza europea aggiunge un nuovo livello che si sovrappone alla nostra cittadinanza nazionale. Ma chi sono questi attori della European Public Sphere? Sono naturalmente tutti i membri delle istituzioni europee e per eccellenza i membri del Parlamento europeo che sono eletti direttamente, ma sono anche tutti quegli attori che si occupano di cercare di contribuire alla realizzazione delle politiche europee e che girano intorno alle istituzioni europee per cercare di far valere i loro punti di vista. Passiamo alla domanda seguente. Come abbiamo visto per la nostra sfera pubblica nazionale, quali sono i challenges, le difficoltà per far emergere una sfera pubblica europea? Quindi nel sistema nazionale abbiamo visto una mancanza di informazione, una informazione confusa, la mancanza di informazione che può derivare dal condividere dei fatti prima che delle opinioni. Abbiamo visto anche che i partiti cosiddetti populisti stanno avendo hanno in questo momento un ruolo particolarmente importante per aggiungere confusione ad un dibattito che dovrebbe essere razionale. Ma a livello europeo quali sono le difficoltà per avere una sfera pubblica, cioè per ritrovarci a parlare cittadini verso governo, governo e cittadini di quello che ci interessa, delle politiche pubbliche? In primis la diversità culturale e linguistica dello spazio europeo. Questa è una cosa, un'evidenza che non si può negare. Allora, quanti sono le lingue ufficialmente parlate nell'Unione Europea? Quindi in quante lingue, in sostanza, i documenti che vengono prodotti dalle istituzioni, i regolamenti, le direttive, le opinioni, le decisioni, devono essere tradotti? Avete un'idea di quante sono le lingue ufficiali che parliamo in Europa? 24 lingue. Quindi vi rendete conto che tranne alcuni paesi, Irlanda e Regno Unito, per esempio, che condividono una lingua, parti del Lussemburgo, della Francia e del Belgio, che hanno una comunanza del francese, per esempio, o tedesco per altre nazioni, noi ci troviamo a convivere in una realtà multilinguistica. Ma quello che Sarapane dice, e Sarapane qual è il nome di Sarapane? Perché non vorrei sbagliarmi e continuare a indirizzarmi a menzionarla in questo nome. Sara, perfetto. Quindi Sara, c'è un altro elemento molto importante in questo qui, in quello che lei scriveva. La diversità linguistica è una cosa sotto gli occhi di tutti, ma la diversità culturale è fondamentale. Io adesso non sto parlando della diversità culturale che è immediatamente visibile. Potremmo parlare, per esempio, delle abitudini culinarie di francesi e italiani o di italiani e belgi.
Quello di cui sto parlando io, della diversità culturale, dobbiamo immaginare una diversità culturale a livello di cittadinanza e partecipazione politica. Che cosa sto cercando di dirvi? Sto cercando di dirvi che far parte di uno Stato, essere un cittadino, è diverso per un finlandese, per un italiano, per un tedesco, per un greco, per uno spagnolo, perché l'idea di quello che vuol dire far parte di uno Stato, essere un cittadino, e l'idea di quello, di quelle che sono le obbligazioni e i doveri di uno Stato verso il cittadino e del cittadino verso lo Stato sono diversi in tutti i paesi europei. E questo dipende da una diversità culturale, nel senso di politico-culturale e politico che in sostanza riprende la nostra maniera di sentirci cittadini, di sentirci parte di una identità democratica. Vi faccio un esempio. Quello che sta succedendo oggi col Covid e la diversa relazione, per esempio, o la diversa idea di come fronteggiare l'emergenza Covid che hanno espresso, per esempio, svedesi, olandesi, italiani e spagnoli, fa parte di una diversità culturale e politica che va rispettata, perché vanno rispettate, possiamo essere d'accordo o no, ma vanno rispettate e dobbiamo cercare di capire da che cosa vengono queste diversità. Ma quello che è macroscopico oggi, che è facilmente identificabile oggi, rimanda a un'appartenenza diversa, al sentirsi diversamente appartenenti alle diverse realtà politico-democratiche in cui siamo inseriti. Oltre naturalmente una differenza linguistica che è evidente a tutti. Serena ha un altro messaggio, che è quello lì che rimanda al fatto che in sostanza l'Europa e questi media europei parlano ad una specifica elite, che è l'elite dei funzionari e delle persone che hanno a che fare l'Europa. Questa è una critica fondamentale che è rivolta alla politica di informazione e comunicazione europea e anche alla sfera pubblica europea. Ed è vero, ci sono delle ragioni dietro questo di cui parleremo in seguito. E, quindi, fatemi riprendere il filo del discorso. Per sintetizzare, differenze nazionali a livello di cultura ma anche a livello di storia, differenti configurazioni delle democrazie nei nostri diversi paesi europei, differenti idee di quello che è lo Stato, di quello che è il cittadino e della loro interazione, il fatto che ci sono delle identità diverse, quindi abbiamo delle multiple identities, multiple languages è stato c'è già stato riferimento alla molteplicità linguistica, ma anche quello che vorrei dire io, che è difficile per il cittadino, un cittadino europeo, capire la complessità di questa struttura che va dal sovranazionale all'intergovernamentale e che aggiunge dei livelli di complessità e di rappresentazione alle nostre democrazie nazionali. Adesso l'altra domanda, la domanda seguente è: chi dovrebbe informare circa l'Unione Europea? Quindi chi dovrebbe essere il principale responsabile delle informazioni, di fornire informazioni sull'Europa? Quindi chi dovrebbe essere il principale artefice di una politica di informazione e di comunicazione europea? E questa è una domanda fondamentale per capire perché ancora oggi ci poniamo la domanda: ma esiste una sfera pubblica europea o ci sono delle diverse sfere pubbliche nazionali che non riescono a sommarsi in una comune sfera pubblica europea? Gli eurodeputati, Sara ci dice gli eurodeputati. Chi altri? Certo, gli eurodeputati perché? Perché loro hanno delle constituency, si chiamano, a livello locale, e quindi quando vengono qui, è vero che l'Europarlamento rappresenta gli interessi di tutti i cittadini, ma ogni europarlamentare che viene qui a Bruxelles e a Strasburgo in realtà rappresenta gli interessi della sua circoscrizione, se volete, della constituency che l'hanno votato.
chi altri dovrebbe informare su che cos'è l'Unione Europea? Che cosa fa l'Unione Europea? Perché è importante l'Unione Europea? I problemi dell'Unione Europea? Ripensate un po' a quello che abbiamo detto, perché ci sono tre istituzioni principali nell'Unione Europea: il Consiglio dei Ministri, la Commissione e il Parlamento. Quindi quale di queste tre istituzioni dovrebbe essere responsabile di informare, di parlare, di informare i cittadini europei sulle politiche dell'Unione Europea, su quello che sta cercando di fare l'Unione Europea? E queste sono domande. La Commissione, la DG Comunicazione, vero. Però non scondiamoci, quindi il problema di informare circa l'Unione Europea è un problema che concerne in prima parte la Commissione, e la Commissione è l'istituzione tra le varie istituzioni europee che è maggiormente responsabile di informare i cittadini. Adesso attenzione, perché qui dobbiamo iniziare a ricordare un attimo quali sono gli interessi che sono rappresentati da queste istituzioni. Voi ve li ricordate? Quali sono gli interessi rappresentati dal Parlamento europeo? Gli interessi dei cittadini. Vi ricordate quali sono gli interessi rappresentati dalla Commissione europea? Quindi chi rappresenta? Quali interessi rappresenta la Commissione europea? Gli interessi dell'Europa nella sua totalità. Quindi è logico che la prima istituzione a dover informare i cittadini sulle politiche comunitarie è la Commissione. E quali sono gli interessi rappresentati dal Consiglio dei Ministri europeo? Gli interessi dei governi nazionali, esattamente. Quindi Elisa ha ben risposto nella seconda linea della sua risposta. Gli interessi. Quindi capite? Quello che voglio farvi capire è che le tre principali istituzioni europee, Parlamento, Commissione e Consiglio dei Ministri, hanno in realtà tre logiche differenti, perché rispondono a tre gruppi di stakeholders differenti. E quindi è anche logico che la loro capacità, ma anche la maniera in cui loro riportano sull'Europa sia differente, perché risponde a interessi differenti. Perché non gli Stati membri? Perché non abbiamo negli Stati membri, per esempio in Italia, un obbligo, non so, del Ministro dell'Agricoltura quando torna in Italia, a seguito di un vertice dei Ministri europei di Agricoltura, perché non ha l'obbligo di riportare, di dirci quello che è successo e che tipo di discussione è avvenuta all'interno del Consiglio europeo dei Ministri dell'Agricoltura? Quindi perché in sostanza non c'è un obbligo per i nostri governi nazionali di discutere, di farci capire quello che è successo a livello europeo? Non c'è un obbligo perché non c'è una legislazione, una direttiva, un regolamento europeo che li obblighino a fare qualcosa in questa direzione. Come non c'è un obbligo per il momento, adesso, per i media nazionali di informare sulle discussioni e sul tipo di dibattito che avviene in Europa. Ma anche perché, una volta discusso questo qui, andiamo alla domanda successiva. Che cosa significa informare sull'Unione Europea? E questa è una domanda probabilmente più complicata di quello che sembra, perché riguarda, e vorrei ingrandirlo e farvelo vedere, perché che cosa significa informare sull'Unione Europea? Significa porsi delle domande su come formulare il messaggio, perché non sia preso per propaganda. Perché una delle cose che sta venendo fuori in questi ultimi mesi, e che è anche un po' il risultato di quello che hanno portato le diverse correnti populiste in Europa, è quello di prendere tutto ciò che viene come messaggio istituzionale, non solo dalla Commissione europea, ma anche dalle altre istituzioni, come propaganda. Che cosa dovrebbe essere formulato in sostanza? Perché è vero che quello che dicevate voi prima, che i messaggi, le informazioni che vengono fuori dall'Unione europea sono messaggi e informazioni
come avete giustamente detto, che riguardano, che sono dirette ad una elite europea, ma come dovrebbero essere formulate? Perché se questi messaggi riguardano o riportassero sui dettagli tecnici, sarebbero molto, molto complicati da formulare, ma anche da capire naturalmente. E che cosa quindi dovrebbe essere formulato? I benefici che ne possiamo trarre noi come cittadini, o dovrebbe essere formulato, per esempio, la maniera in cui le nuove politiche andranno ad incidere sulla nostra vita? Quindi noi stiamo parlando di una lotta alle percezioni di quello che è l'Unione Europea, e soprattutto chi dovrebbe essere informato, perché questa è una vicenda fondamentale. E permettetemi un'altra domanda. Abbiamo visto che la Commissione Europea è l'artefice principale delle informazioni e delle comunicazioni che riguardano l'Unione Europea, che vengono diffuse sui social media, sul server Europa, sui Euronews, Eurobuy Satellite. Ma quali dovrebbero essere i destinatari di questa informazione? Dovrebbe, e questa è una domanda aperta che vi rivolgo, dovrebbe l'informazione essere diretta ai governi, ai politici, ai policy makers, quindi ai parlamenti nazionali, o ai cittadini? Qual è la vostra opinione? Quali dovrebbero essere i destinatari dell'informazione fatta dalle istituzioni europee e in particolar modo dalla Commissione? Questi sono i cittadini. Teresa ci dice i cittadini. Sara ci dice: dovrebbero riportare ciò che accade in ambito europeo in maniera neutra, il più conforme possibile alla realtà. Sara, posso farle una domanda diretta? Lei ha mai provato a cercare informazione sul server Europa? Quindi questa è una domanda per Sara, ma è rivolta a tutti voi. Quanti di voi hanno cercato di trovare informazioni sul server Europa? Allora, Sara, se lei ha cercato informazioni sul server Europa, in realtà quello che ha trovato è informazione il più conforme possibile alla realtà, perché sul server Europa, e questa sarà la lezione che faremo la prossima, il 7 maggio, in realtà tutta l'informazione è presente. Vi anticipo qualcosa che vi dirò, che vi ripeterò il 7 maggio. Il server Europa oggi, quanti di voi conoscono il server Europa? Posso avere dei sì o dei no tra coloro che hanno perlomeno una volta avuto occasione di consultare il server Europa? Quindi Sara lo ha fatto per la tesi triennale. Manuela, Elisa, Alicia l'hanno fatto. Quindi siamo a 4, 5, Serena l'ha fatto. Ilaria l'ha fatto. Perfetto. Allora, fermiamoci qui, perché praticamente se mi devo attenere a quanto leggo adesso, un quarto o un terzo delle persone che sono in questa conferenza hanno avuto occasione di accedere al server Europa, qualcuno di più. Perché vi sto chiedendo questo? Perché voi non rappresentate un contesto, tra virgolette, normale. Voi non rappresentate, non siete rappresentativi del cittadino medio europeo, e non lo sto dicendo... Lo dico come un fatto, senza alcuna connotazione negativa, ma il cittadino europeo medio non è, prima cosa, a conoscenza del fatto che esiste un server Europa che gli dà tutta questa informazione di cui parlava Sara prima, in maniera neutra, conforme alla realtà, e che lo mette in condizioni di capire quelle che sono le opportunità che offre l'Unione Europea. È questo che fa il server Europa, è questo che fa la Commissione Europea con il server Europa. Quindi è importante capire questo, chi dovrebbe essere informato, se i cittadini, vero, ma i cittadini sono
hanno a disposizione tutte le informazioni di cui possono aver bisogno. Il problema è che non sono a conoscenza che quelle informazioni sono presenti. Vi faccio un altro esempio, ve l'avevo accennato prima. Il server Europa è oggi il più grande portale di informazione pubblica al mondo. Ripeto, il server Europa è oggi il più grande portale di informazione pubblica al mondo. E la casa editrice, la casa per le pubblicazioni ufficiali delle comunità europee, è la più grande casa publishing house nel mondo. Vi rendete conto perché? Perché se ogni direttiva, regolamento, comunicazione deve essere tradotta in 23-24 official languages, naturalmente ogni pubblicazione, ogni regolamento, ogni direttiva, la pubblicazione di ognuno di questi strumenti giuridici diventa naturalmente esponenziale. Ma detto questo, il server Europa rimane il più grande portale di informazione pubblica a livello europeo. L'informazione, leggo da Ilaria, dovrebbe essere multilivello, rivolgendosi a tutti gli attori, ma in particolare ai cittadini, poiché sono i meno coinvolti nel dialogo. Adesso, io sono d'accordo, e quello che sta cercando di fare la Commissione europea, proprio perché dopo anni di riflessione sulla comunicazione, anni di problemi di comunicazione, perché in sostanza di che cosa si sono resi conto, di che cosa si è resa conto Bruxelles in una specifica data, in un momento specifico nell'integrazione europea, che era il 1993. Vi ricordate quale trattato è stato firmato, varato nel 1993? È probabilmente il trattato più importante di tutto lo sviluppo dell'Unione Europea, il Trattato di Maastricht. Vi ricordate perché è il più importante? Ne abbiamo parlato l'altra volta, perché praticamente aggiunge il livello, si chiama il Trattato sull'Unione Europea, perché cerca di far passare le comunità, che erano per lo più delle comunità a carattere economico, di mercato, verso una unità, e nella speranza c'era quella di arrivare ad un'unità più politica, ma anche perché è il trattato che aggiunge la cittadinanza europea come una nuova cittadinanza sulle nostre cittadinanze nazionali. Quindi è il trattato, ve lo ricordate, che dà più poteri al Parlamento europeo, il trattato che introduce la codecisione tra il Parlamento e il Consiglio. Quindi è il trattato, se volete, più democratico, che aggiunge più parti di democrazia nella struttura europea. Ebbene, quel trattato nel 1993 è stato il primo trattato a non essere, e uso il termine giuridico, ratificato dai danesi. Quindi, ripeto quello che sto dicendo, nel 1993, dopo che il trattato era stato firmato da tutti gli stati membri a quel tempo facenti parte delle comunità europee, al momento di essere ratificato dai parlamenti nazionali in alcuni casi e dai referenda in altri casi, non è stato ratificato dai danesi. Questo avvenne nel 1993 e questa è stata la prima volta che Bruxelles in sostanza si è trovata di fronte ad una cosa di cui non era cosciente prima. Si è trovata di fronte al fatto che alcuni cittadini europei non capivano in quel momento quello che Bruxelles stava cercando di fare. E nel momento in cui Bruxelles stava cercando di introdurre il trattato che dava più potere ai cittadini, perché dava più potere al Parlamento, che metteva il Parlamento per molte politiche, per molte decisioni sullo stesso piano del Consiglio, in quel momento alcuni cittadini europei hanno deciso praticamente di non ratificare il contratto. E questo è stato nel 1993 un momento di shock per Bruxelles, per i policy makers che erano qui a Bruxelles, perché si sono resi conto per la prima volta nella storia dell'integrazione europea che i cittadini non seguivano, non riuscivano a capire quello che Bruxelles stava cercando di fare. Quindi il 1993 è un momento di svolta per la politica, per tutte quelle che sono, non esiste una politica di informazione e comunicazioni, ma per tutte quelle che sono, prima di tutto, per quello che è la riflessione su come informare meglio i cittadini.
quello di cui stiamo parlando in questa lezione, chi dovrebbe farlo, quale deve essere il messaggio, ma soprattutto si sono resi conto che c'era un gap molto profondo tra quello che faceva Bruxelles e come veniva percepito dai cittadini europei. Quindi è stato il momento iniziale di una riflessione. Allora, chiudo questa parentesi molto lunga che è nata dalla considerazione chi dovrebbe essere informato, i cittadini. Naturalmente i cittadini devono essere informati, ma se noi andiamo a chiedere ai cittadini, e io non parlo di questo gruppo di 18-20 persone, non parlo dei miei studenti qui all'Università di Bruxelles che stanno facendo un master in integrazione europea, io non parlo dei cittadini che sono interessati, non parlo di persone che come voi parlano due o più lingue, non parlo di quei cittadini che hanno una naturale curiosità nel capire di più che cos'è l'Europa, perché in qualche modo sono interessati a lavorare nell'ambito europeo o con le politiche europee. Io sto parlando del cittadino medio europeo. Ebbene, da statistiche, le statistiche ci dicono che il cittadino medio europeo non vuole essere informato direttamente dall'Unione Europea, dalle istituzioni, su che cosa sta facendo l'Unione Europea. Perché il cittadino medio, il cittadino di average citizens, la logica dell'average citizens è: io ho già eletto i miei rappresentanti nazionali, sono stato chiamato ad eleggere dei rappresentanti al Parlamento europeo, quindi i miei rappresentanti nel Parlamento europeo, io non ho né il tempo, né la volontà, né la voglia, né la capacità di assorbire, di ricercare prima cosa, assorbire e formare un'opinione critica su quelle che sono le politiche europee. In sostanza, è vero che la prima risposta a chi dovrebbe essere informato, la risposta è sono i cittadini europei, ma è anche vero che tranne quella, probabilmente quella piccola elite di persone di cui voi adesso siete parte naturalmente, ma una porzione molto molto piccola, infinitesimale di europei vuole essere direttamente informato di quelle che sono le politiche e le azioni dell'Unione Europea. Io mi rendo conto che sono 3:30 e che non abbiamo fatto una pausa fino adesso. È vero che abbiamo iniziato con 20 minuti di ritardo, ma forse è il caso di fare 10 minuti di pausa? Direi di sì, no? Nel senso che è vero che abbiamo incominciato un po' dopo, però... Che dite? Io vedo che sono più o meno alla metà in questa discussione, in questo rispondere alle domande. Quindi se potremmo fare una decina di minuti di pausa e finire di rispondere alla domanda nello slot successivo. Va bene, Marinella? Direi di sì e niente. Quindi sono le 15:35, ci rivediamo alle 15:45, se va bene sì, per tutti voi. Mentre aspettiamo che si esprimano, quello che volevo chiederti, e poi tu puoi andare in pausa del record. Sì, certo. Hai modo di salvare anche le chat, perché tutto, cioè, io ho necessità di un po' di documentazione della lezione. Va bene. Quello che riesci a salvare, registrare, eccetera, eccetera, poi me lo devi dare per la rendicontazione sostanzialmente anche del corso. Va benissimo. E poi speriamo che anche l'altra metà delle persone che sono in silenzio, magari nella seconda parte della lezione, vincano la timidezza e si lanciano. Non c'è ragione di essere timidi, è una discussione aperta, non ci sono risposte giuste o sbagliate. Quindi esorto nuovamente a collaborare, a rispondere, a dare le vostre opinioni, perché avete visto che da tutte le opinioni che sono venute fuori è venuto fuori uno spunto per continuare a discutere. Va bene? Quindi ci rivediamo alle 15:45. Perfetto, dopo.
Io direi che si può ripartire, no? Marinella? Direi di sì, anch'io. Mi sembra che ci siano. A me ha scritto un paio di studenti che non riescono ad entrare, quindi dispiaciuti e niente. Va bene. Per il resto possiamo continuare, sì. Sì, io non ho visto nessuna richiesta di poter entrare nella chat, ma probabilmente ero anche distratto con la ero concentrato sulla presentazione, quindi spero di non essere stato io la causa del loro non poter entrare. Non so. No, comunque vabbè, non Ripartiamo, tanto stiamo registrando, non dovrebbero esserci problemi. E poi, come dicevo l'altra volta, per ogni domanda, questione, eccetera, io sono dietro la mia mail, a disposizione degli studenti di tutti. Ok, Ilaria, va bene, ma rimane aperta questa riunione anche dopo la pausa, giusto? Sì, non è mai stata chiusa. La riunione possiamo partire, ripartire. Allora, stiamo facendo un po' il giro di alcune domande che sono importanti per poter capire la complessità del tema della sfera pubblica europea. Abbiamo risposto finora alla prima domanda, abbiamo iniziato a rispondere che cos'è la sfera pubblica, che cos'è la sfera pubblica europea, quali sono le difficoltà e le sfide per la sfera pubblica europea, chi dovrebbe informare sull'Unione Europea, ma anche cosa vuol dire informare sull'Unione Europea. Adesso dovremo nel seguito di questo incontro rispondere a altre domande e fare delle riflessioni su quali sono i challenges, quali sono le difficoltà di una politica dell'informazione e comunicazione europea. Dovremmo capire un po' meglio chi sono i cittadini europei in relazione naturalmente alla discussione che stiamo facendo sull'Unione Pubblica Europea, quale dovrebbe essere il ruolo dei media, ma soprattutto quale politiche potrebbero aiutare a capire meglio l'Unione Europea. Quindi iniziamo dalla domanda che segue. Quali sono i challenges di una politica dell'informazione e delle comunicazioni europea? Quindi voi immaginate di essere un momento il commissario europeo che ha l'incarico di informare i cittadini, i media, le istituzioni nazionali, i governi nazionali circa su quello che fa l'Unione Europea, su come lo fa e perché è importante, e provate a immaginare quali sono un po' le difficoltà, le sfide che il ministro europeo dell'informazione e delle comunicazioni può trovarsi ad avere, può avere davanti in sostanza, può dover affrontare. Quindi quali sono questi challenges, queste difficoltà di una politica di informazione e comunicazione europea? Chi può rispondere a questa domanda? O chi vuole iniziare a rispondere a questa domanda? Iniziamo a vederla, visto che continua un po' questa onda di timidezza. Iniziamo a vederla un po' nel dettaglio. Penso alle strategie di comunicazione che prevedono l'utilizzo di nuovi media e il problema dell'accesso ad internet. Dunque, quello che sta dicendo Sara è che bisogna vedere le difficoltà, i challenges di una politica di informazione e comunicazione europea da un punto di vista di quali media utilizzare, e innanzitutto, e qui siamo al terzo punto di questa slide, di questo nucleo informativo, e l'altro è il problema di accesso a internet. Naturalmente il problema di accesso a internet pone il problema di diversi canali comunicativi per diverse fasce di età. Adesso, che cosa sappiamo noi, per esempio, degli europei? Avete voi un'idea di quante ore di televisione l'europeo medio guarda al giorno?
Quindi quanto un europeo medio sta attaccato alla televisione, non sta attaccato, alla televisione accesa su un periodo di 24 ore? Datemi dei numeri in chat. Quindi qual è la media europea, quanto gli europei guardano la televisione? 8-10 ore serena, questo mi sembra tanto, 3 ore, 4-5, 5 ore. Andiamo da una media di 2,5 ore per alcuni paesi europei a un massimo di 4-5 ore per paesi come il Regno Unito. Quindi la Gran Bretagna è il paese che ha la televisione più lungamente accesa di tutti gli europei. Io faccio naturalmente sempre un collegamento tra questo e il Brexit, ma questa è una parentesi un po' a sé stante. In alcuni paesi più alti, paesi del sud per esempio, Italia, Spagna, Grecia, tendono ad avere un rapporto con la televisione più lungo rispetto ai paesi del nord. Quali sono i paesi europei che leggono più giornali? Quindi in cui la readership di giornali, di quotidiani, è più attiva. Altra domanda, quali sono i paesi in Europa che leggono più giornali? Avete idea di questo? I paesi del nord Europa sono quelli che tendono a leggere, hanno un rapporto più costante e regolare con la lettura di quotidiani. I paesi del sud Europa, e qui ho visto che l'Italia è stata menzionata, leggono molti giornali, anche i spagnoli leggono molti giornali, ma c'è una tendenza a leggere giornali di carattere sportivo. Quali sono i paesi in Europa in cui i cittadini hanno più fiducia nelle televisioni pubbliche per ricevere informazioni? Quindi quali sono i paesi europei che credono di più, che hanno più fiducia, che ritengono l'informazione proveniente dai paesi dagli outlet, dai media outlet pubblici più accurata? I paesi nordici. I paesi nordici sono quelli in sostanza che per controllare se un'informazione è giusta fanno riferimento ai loro broadcasters nazionali. Perché vi sto dicendo tutto questo? Perché naturalmente se io il ministro dell'informazione e della comunicazione europea dovrebbe tenere in conto tutte queste variabili, tutte queste varianti, se dovesse riuscire, se dovesse produrre un'unica politica di informazione e comunicazione per i 27 paesi dell'Unione Europea. Quindi quello che volevo farvi notare io con queste 3 o 4 domande era che siamo davanti ad un panorama molto vario della relazione che hanno gli europei con i mezzi di informazione, con delle differenze molto grandi, perché andare da 2 ore di televisione al giorno a 4-5 ore al giorno, sapere che se io pubblico un'informazione, se dovessi pubblicare un'informazione su un quotidiano, in alcuni paesi ho più possibilità di essere letto che in altri, sapere che se io pubblico un'informazione in una emittente nazionale, quell'informazione può essere presa come propaganda in alcuni paesi piuttosto che in altri, questo naturalmente aumenta il livello di difficoltà per quanto riguarda il concepimento di un'unica campagna di informazione e comunicazione europea a livello europeo. Oltretutto c'è anche un fenomeno che è quello che dobbiamo considerare, quello di considerare quanti sono i media europei e che cosa vuol dire l'europeanizzazione, l'europeanization dei media. I media europei, l'abbiamo visto prima, sono in realtà 3 o 4, Euronews,
Europe by satellite per considerare una emittente che è sulla, su quasi tutte le nostre televisioni. Europe by satellite trasmette via satellite e il server Europa trasmette naturalmente, è presente su internet. Ma l'altro fenomeno è quello della europeanizzazione dei media. Che cosa vuol dire europeanization of media? È in sostanza lo spazio che i nostri media nazionali dedicano a questioni europee. Adesso prendiamo il panorama italiano. Tra le reti di Stato, in sostanza le reti RAI e le reti private, quali sono quelle che secondo voi dedicano più spazio all'Unione Europea, alle politiche dell'Unione Europea, alla discussione delle politiche o sulle politiche dell'Unione Europea? Quindi domanda, tra reti pubbliche e reti private, quali dedicano più spazio all'Unione Europea? È una domanda. Quali sono le reti che dedicano più spazio all'Unione Europea tra reti pubbliche e reti private? Sono le reti pubbliche. Questo non è vero soltanto in Italia, ma è vero in quasi tutta Europa. C'è una tendenza per le reti pubbliche a dare più informazione in materia di istituzioni, integrazione e politiche comunitarie. E questo è un altro fatto, naturalmente, perché se io il nostro immaginario commissario di informazione e comunicazione europea deve tenere in considerazione anche quelli che devono essere i suoi referenti più importanti. Poi passo al punto successivo, c'è un'importante questione di lingua. Quale lingua utilizzare, per esempio? Ma questo non è un esempio, è un fattore economico molto importante, perché vi ho detto la scorsa volta, se non sbaglio, che su 50-60 mila funzionari europei, cioè funzionari delle istituzioni europee, più della metà sono praticamente traduttori. Questo vi fa capire che una stessa notizia deve essere tradotta in 24 lingue ufficiali. Questo ha un costo ed è uno dei costi che maggiormente assorbe Euronews, per esempio. Un'altra domanda, un'altra questione molto importante è quanto spazio dover dedicare in questa ipotetica politica di informazione e comunicazione europea ai nuovi media o agli old media. E questo naturalmente è in relazione alla divisione per fasce d'età delle varie nazioni europee. Un altro argomento è quello lì di dare informazioni differenti e messaggi differenti. Qual è il problema? Noi qui possiamo avere una politica, potremmo avere una politica di informazione e comunicazione europea che venga dalla Commissione europea. Il problema è che Commissione, Parlamento e Consiglio a volte producono dei messaggi diversi per quanto riguarda le stesse politiche e le stesse azioni. E questo perché? Perché semplicemente rispondono a delle logiche differenti. Adesso io qui la mia domanda naturalmente vuole un po' provocare, perché qui vi sto chiedendo quali sono le difficoltà di una politica di informazione e comunicazione europea. La domanda che viene prima di questa è naturalmente: può esistere una comune politica di informazione e comunicazione europea? E questa è una domanda che vi rivolgo. Può esistere una comune politica di informazione e comunicazione europea oggi in Europa, nell'Unione Europea? Avete idea se la risposta sia positiva o negativa? Non esiste, non penso. Sara ha ragione. La domanda era: può esistere oggi una comune politica di informazione e comunicazione europea? Non esiste oggi, non può esistere una comune politica di informazione e comunicazione europea, perché in realtà non c'è un articolo nei trattati Amsterdam e Maastricht che autorizza. Vi ricordate che il potere di conferimento, conferral power, l'Unione Europea può agire solo negli ambiti che sono conferiti dagli stati membri. Tutto ciò che non è
direttamente conferito, per cui non si fa riferimento in un articolo dei trattati, non può essere dominio europeo. In sostanza, oggi la Commissione, che dovreste ricordare è l'unica istituzione europea che ha la capacità di proporre, fare delle proposte legislative, non può fare una proposta legislativa che concerne in sostanza una comune politica di informazione e comunicazione. La domanda è: perché non può farlo? Perché gli Stati europei hanno finora ritenuto opportuno non dare alla Commissione questo potere. Naturalmente voi vi rendete conto che, credo che ne abbiamo parlato anche l'altra volta, ma per un ministro dell'agricoltura, di qualsiasi nazione, rappresenta un vantaggio enorme poter tornare nel proprio paese e dire: sono riuscito ad avere quello che volevo, ho convinto l'Europa, o dire esattamente il contrario, l'Europa ci ha imposto la loro decisione, che è quello che succede, che è quello che vediamo oggi praticamente quotidianamente sulla nostra stampa e da parte anche di molti nostri politici. Quando dico nostri, dico a livello europeo, in tutti gli stati membri, perché è scorretto pensare che questo sia un problema o una situazione tipicamente italiana. Il fatto che non ci sia un regolamento, una direttiva che imponga a livello europeo di avere dei criteri comuni con i quali riferire delle discussioni e delle decisioni europee, delle politiche europee, vuol dire che in sostanza i nostri governi nazionali hanno carta bianca per giocare con la situazione e riportare o non riportare quello che vogliono e quello che è più politicamente vantaggioso per loro. Quindi quali sono le difficoltà? Io ero ironico, in realtà qui non esiste una politica di informazione e comunicazione europea, perché, come vi ripeto, non c'è nessun articolo nei trattati che dia mandato alle istituzioni europee di poter procedere con una politica di informazione e comunicazione europea. Abbiamo detto che una delle altre cose che dovevamo vedere insieme era parlare un po' dei cittadini europei. Avete già capito che noi, in sostanza, io, voi, le persone che si occupano d'Europa, rappresentano una piccolissima frazione di cittadini europei. Dovete pensare che, anzi, permettetemi di rivolgervi la domanda: quante persone in Europa lavorano oggi in un paese che non è il loro d'origine? Mi sto riferendo alle persone che, come me, hanno cambiato nazione, hanno trovato lavoro, si sono costruite una vita in un paese che non è il loro paese di origine, ma anche a tutte quelle persone che, per esempio, vivono in Belgio e vanno a lavorare in Francia e ritornano la sera. Qual è la percentuale di queste persone in tutta Europa? Avete un'idea delle figure, dei numeri di cui stiamo parlando? Quindi quante sono le persone che non vivono più nel loro paese natale e che si spostano per lavoro in un altro paese mantenendo la loro nazionalità? In Europa, in tutto. Allora, Sara ci dice che non saprei dare una cifra. Non voglio una cifra, voglio una percentuale. Sara. Ma penso sia il 30%, boh. In realtà stiamo parlando di meno del 3 o del 2,5%. Capite quello che vi sto dicendo? In questo, diciamo, 3% della popolazione europea, una grandissima parte fa parte delle persone che, per esempio, vi ripeto, vivono in Belgio e vanno a lavorare in Lussemburgo perché sta a 100 km da qui, o vivono in Francia e vengono a lavorare in Belgio, o vivono nei Paesi Bassi, o vivono in, non so, una regione italiana limitrofa ad un'altra nazione europea e vanno e si spostano per lavorare. Quindi meno del 3% di queste persone che si spostano per lavorare, non necessariamente, naturalmente, tutte conoscono che cos'è, sanno com'è, che cos'è, come funziona l'Unione Europea. Quindi la percentuale delle persone che capiscono come funziona l'Unione Europea è estremamente bassa. Perché parlo di una complex helicopter view?
Perché se noi prendiamo e iniziamo a salire con l'elicottero e ci spostiamo e quindi lasciamo la nostra zona di amicizie, il nostro cerchio di amicizie, il nostro cerchio di colleghi, il nostro cerchio professionale, ci rendiamo conto poi che in realtà, vi ricordate quello che vi ho detto prima, i cittadini europei, malgrado il fatto che la grande maggioranza delle decisioni o delle discussioni che avvengono nei nostri parlamenti nazionali sia il frutto di una discussione o di decisioni che vengono prese a livello europeo, la maggior parte dei nostri amici, dei nostri colleghi e dei nostri familiari in realtà ignora e vuole ignorare quello che sta succedendo in Europa e vuole ignorare perché? Perché, come vi ho detto prima, loro hanno già eletto i loro rappresentanti a livello nazionale, hanno già eletto i loro rappresentanti a livello europeo e quindi si aspettano che siano questi loro rappresentanti a riportare, a informarli su quello che succede in Europa. Adesso, l'altra domanda fondamentale è che cosa pensano i cittadini europei dell'Unione Europea? E io vi faccio la stessa domanda. Voi pensate che l'Unione Europea sia qualcosa di positivo o di negativo? E potete rispondermi velocemente nella chat. Qualcosa di positivo o di negativo? Non c'è un voto, questo non ha assolutamente niente a che vedere con la valutazione o col vostro con quello che ci sarà da fare. Io la percepisco, Sara, positivamente. Positivo, positivo, positivo. Molto positiva anche la, è verissimo, la questione è molto complessa. Continuate, positivo anche per me. Adesso io ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, positivo. Continuate ad andare avanti, per favore. Più o meno siamo alla metà del positivo. Perfetto. Ma l'opinione pubblica anche se non è proprio d'accordo. Allora, io credo che siamo una ventina in questa chat, la metà ha già risposto positivo, questo è più o meno quello che succede a livello europeo. In un Eurobarometer, e Eurobarometer è l'unico strumento che noi abbiamo oggi per capire quello che i cittadini pensano dell'Unione Europea e quello che i cittadini capiscono dell'Unione Europea, in un famoso Eurobarometer del 2004, è venuto fuori che la maggior parte dei cittadini, e penso che in quel momento eravamo al 53 o 54% dei cittadini europei, veniva fuori che il 53 o 54% dei cittadini europei aveva un'opinione positiva sull'Unione Europea. E quando io dico positiva sull'Unione Europea vuol dire molte cose. Vuol dire che molti cittadini europei, e questo dipende naturalmente dalle loro nazioni di origine, avevano addirittura più fiducia nelle istituzioni europee che nelle loro istituzioni nazionali. Il Parlamento europeo nel 2004 era l'istituzione in cui i cittadini europei avevano più fiducia. Molti avevano molto più fiducia nel Parlamento europeo che nei loro parlamenti nazionali. In sostanza, nel 2004, se mettiamo insieme le persone, i cittadini che avevano un'opinione altamente positiva, un'opinione positiva dell'Unione Europea contro quelli che hanno un'opinione completamente negativa, la stragrande maggioranza dei cittadini europei aveva un'opinione positiva dell'Unione Europea. Naturalmente siamo nel 2004, è una data fondamentale perché la più grande integrazione europea è avvenuta in quegli anni, con 10 paesi che sono entrati tutti insieme nell'Unione Europea, con altri due che sono entrati subito dopo nel 2007 o nel 2008, e questo naturalmente ha cambiato molto l'opinione dei cittadini europei sull'Unione Europea. Quindi l'opinione naturalmente in positivo e in negativo. Dopo il 2004 c'è stata una flessione verso, siamo scesi sotto il 50%, e adesso, per quanto possa sembrare in controtendenza, ma adesso, in controtendenza rispetto al periodo di forte criticismo verso l'Unione Europea, adesso abbiamo iniziato ad assistere ad un andamento positivo dei sondaggi. Ma quello che voglio dire io, e che quello che voglio mettere in evidenza, quando pongo la domanda che cosa pensano i cittadini dell'Unione Europea, è che la maggior parte
dei cittadini che dichiaravano e che dichiarano oggi di sapere più o meno, conoscere che cos'è, sapere come funziona l'Unione Europea, hanno un apprezzamento, hanno una visione positiva dell'Unione Europea. La maggioranza di quelli che invece dichiarano di non sapere che cos'è l'Unione Europea, cosa sia l'Unione Europea, di non sapere i suoi, dichiarano di non conoscere i meccanismi decisionali e che cosa l'Unione Europea ha fatto e sta cercando di fare per noi, sono la maggioranza di questi dichiara di avere una visione negativa dell'Unione Europea. Capite quello che sto dicendo? Che più i cittadini europei conoscono, sono a conoscenza di quello che ha fatto e di come funziona l'Unione Europea, più positiva è la loro immagine. Meno i cittadini europei, conoscono e sanno cosa ha fatto, sta facendo l'Unione Europea, e più questi cittadini hanno una visione negativa sull'Unione Europea. Che cosa, quali sono le conclusioni che si possono trarre da questa correlazione tra i dati? Quindi più si sa, più si apprezza, più si sa come funziona, più si apprezza l'Unione Europea, meno si sa come funziona, meno si apprezza l'Unione Europea. Qual è la prima conclusione che possiamo trarre da questa osservazione, da questa correlazione di dati? Ilaria, più si sa, più ci si può creare un'opinione propria, certo, e meno si subisce l'influenza delle voci che circolano senza fondamento, e ci si può essere più critici. Ma quello che è il messaggio fondamentale è che diventa fondamentale, diventa importantissimo se vogliamo continuare in questo processo di integrazione europea, di definire delle politiche di informazione e comunicazione, di definire delle politiche di educazione che mettano non al centro, ma che parlino quantomeno, perlomeno, di integrazione europea. Una comunicazione europea fatta bene, naturalmente, aumenterebbe l'apprezzamento per le istituzioni europee e per quello che l'Europa sta facendo. Certamente, adesso voi non dovete immaginare, posso farvi una domanda ancora molto semplice: quanti di voi hanno fatto un Erasmus? Potete dirmi sì? Era quello che mi aspettavo, ma adesso vi rendete conto di quello che stavo dicendo prima. Io vi ho detto che voi non siete un campione rappresentativo dei cittadini europei, ma il fatto che 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 persone, credo, in 3 secondi abbiano risposto a questa domanda di aver fatto l'Erasmus, sì o no, questo è evidente che naturalmente su 20 persone quasi il 40% ha fatto l'Erasmus. Voi dimostrate di avere una curiosità, un'apertura, una forma mentis diversa da quella non dell'average Italian citizens, ma dell'average European citizens. Se voi riprendete questo famoso elicottero che sta qui e iniziate ad alzarvi, vedrete che la percentuale del 40% scende notevolmente se voi andate a chiedere alle persone che non sono esposte all'Unione Europea o che non hanno questa capacità. Quindi l'ultimo punto di questo, chi sono i cittadini europei, è una situazione molto complessa, perché i cittadini europei sono diversi non solo per quanto riguarda la loro conoscenza dell'Europa e dell'Unione Europea, ma anche per quanto riguarda la loro idea di far parte di una compagine democratica, la loro idea di far parte di una democrazia, di una democrazia multilivello come quella europea. E poi, come vi dicevo prima, naturalmente molti cittadini in realtà non vogliono essere informati e non hanno voglia, non hanno né la voglia né la capacità né probabilmente il tempo e l'energia di guardare per conto loro, di cercare informazione sull'Unione Europea. A questo punto la seguente domanda è fondamentale. Quale dovrebbe essere il ruolo dei media nell'informare sull'Unione Europea? Quindi, innanzitutto, quali media? Perché abbiamo visto che il panorama è così vario in termini di visione della popolazione per strati linguistici, per strati di età, per strati anche
per quanto concerne il loro interesse personale, la loro educazione, la loro motivazione a poter, a voler a discutere di Unione Europea. Quindi quale dovrebbe essere il ruolo dei media? E ricordatevi che la discussione su quale dovrebbe essere il ruolo dei media entra anche nella discussione più generale che abbiamo visto prima, e che è: dovremmo creare più media europei o dovremmo preoccuparci di aumentare la capacità di europeanizzazione dei media? Un ruolo di mediazione. Sicuramente, Lisa, i media sono, hanno il un ruolo fondamentale in ogni, in qualsiasi sfera pubblica, sia nazionale che europea. Il problema qual è? E lo ripeto, è che a livello europeo abbiamo pochissimi media europei, e media europea, europei sono solo quei media che sono in parte cofinanziati da denaro pubblico europeo, e abbiamo pochissima europeanizzazione dei media nazionali. E io sto parlando di giornali, mezzi media audiovisivi, reti pubbliche e private. Capite cosa voglio dire per europeanizzazione dei media? Che malgrado il fatto che sempre di più i media nazionali parlano di Unione Europea, la percentuale dello spazio che è dedicato a questioni europee rimane minima oggi. A questo si somma poi quale dovrebbe essere il ruolo dei nuovi media. Perché questa è una domanda rilevante? Perché, come ha detto qualcuno di voi prima, tutte le istituzioni in sostanza hanno iniziato, e questo hanno iniziato a farlo dalla campagna di Obama, perché la campagna di Obama è stata probabilmente la prima ad usare i social media a livello generalizzato e in maniera molto preponderante e informante. E poi vado all'osservazione di Ilaria. Ma da quel punto tutti, specialmente i parlamentari europei, tutte le istituzioni hanno un conto Twitter, una pagina Facebook, parlano sui nuovi media, eccetera. Ma qual è il problema? È che proprio i nuovi social media sono quelli che sono più esposti oggi a quella che qui io chiamo the rise of fake news guerrillas. E di questo non avremo il tempo di parlare, ma la disinformazione e le fake news sono uno dei problemi principali in Europa oggi. Posso farvi notare una cosa? Adesso, quanti di voi sanno, tutti di voi naturalmente sapete che in maggio abbiamo avuto le elezioni. Luciano, sì? Scusa. Prego. È vero che non ne potrai tu parlare, ma noi il prossimo mercoledì abbiamo un collegamento diretto con Digicom e DigiConnect che ci spiegano un po' di cose sulle fake news e la misinformation. Perfetto. Quindi, come dire, hai costruito un percorso comodo anche a quello che stiamo facendo. Certo, però io vorrei approfittare per farvi notare due cose. Allora, voi tutti sapete che nel maggio scorso ci sono state le elezioni per il Parlamento europeo, giusto? Non c'è bisogno che mi indichiate sì o no nelle chat. Quanti di voi sanno che cos'è uno Spitzenkandidat? La mia domanda è: quanti di voi sono a conoscenza che le elezioni europee del 2014 e parzialmente quelle del 2019 sono state svolte intorno ad un candidato proposto dai partiti europei, che si chiama Spitzenkandidat? È una domanda diretta, quindi potete dire sì o no. Ne avete parlato a lezione, ma la mia domanda è: quanti di voi ne erano a conoscenza prima delle elezioni? Adesso io devo aprire una piccola parentesi, devo aprire due piccole parentesi. E la prima parentesi è: le elezioni europee al Parlamento europeo del 2014 sono state quelle che hanno invertito la tendenza di non partecipazione in Europa. E una delle ragioni per cui c'è stata questa inversione di tendenza è che per la prima volta, e seguendo il Trattato di Lisbona del 2007-2009,
Praticamente quello che è successo è che i partiti europei hanno potuto presentare dei candidati alle elezioni europee. In sostanza, coloro, i cittadini che andavano a votare, che sono andati a votare per le elezioni del 2014, sapevano che indirettamente poi il presidente della commissione sarebbe divenuta un loro candidato, il candidato proposto dai partiti europei. Questo naturalmente vi rendete conto dell'importanza politica del sapere che votando per le elezioni del Parlamento europeo indirettamente si sarebbe votato anche per il presidente della commissione. Questo in sostanza è quello che ha permesso a Juncker, che è stato il presidente della Commissione europea fino alla fine dell'estate scorsa, ha permesso a Juncker di dire: io sono stato il primo presidente della Commissione europea investito di un mandato popolare, in sostanza. Adesso, perché vi faccio questa domanda? Perché naturalmente Juncker, lussemburghese, Varoufakis, greco, tutti gli altri, nel 2014 c'è stato un dibattito mediatico molto importante sul futuro presidente della Commissione europea. Adesso io vi dico che il 30% degli italiani nel 2014 il 25-30% degli italiani erano a conoscenza dei nomi, conoscevano i nomi dei due maggiori Spitzenkandidaten, che erano all'epoca Juncker e Schulz. Il 30% dei greci, dei tedeschi, 20% degli olandesi, vado un po' a braccio con queste statistiche, ma sono più o meno corrispondenti ai fatti, sapevano in sostanza, erano a conoscenza dei nomi semplicemente dei candidati alla presidenza della prossima commissione, della futura Commissione europea. Sapete voi qual era la percentuale delle persone nel Regno Unito che sapeva dire uno o due nomi degli Spitzenkandidaten, dei candidati alla Commissione europea? Per farvi capire la differenza e quanto i media sono importanti. Quindi andiamo dal 30%, dal 25% in Italia, Lussemburgo, Grecia, Germania, Olanda, Francia, a un quanto per cento nel Regno Unito. Avete voi un'idea di quante persone nel Regno Unito? Quasi nulla, 1%. Ilaria, l'1% della popolazione, dei cittadini del Regno Unito, erano a conoscenza che semplicemente si stesse parlando, ci fosse uno Spitzenkandidaten meccanismo. Esattamente, io non volevo dirlo io personalmente, ma si è visto come è andata a finire. Perché vi sto dicendo questo? Voi parlerete dei fake news e della disinformazione che c'è oggi sul Covid, che c'è oggi sull'Unione Europea. Sapete da dove viene la maggior parte delle fake news e della disinformazione sull'Unione Europea oggi? Quali sono le fonti principali di disinformazione? Da dove vengono oggi la maggior parte delle fake news sull'Unione Europea? Da quale paese, se volete? Non rischiate niente a sbagliarvi nella risposta. Quindi datemi qualche risposta, per favore. Quindi quali sono oggi i principali artefici di disinformazione in Europa? Chi sono oggi? A chi si può attribuire la maggior parte delle fake news, della disinformazione sull'Unione Europea oggi? Non posso credere che non ci siano. I sovranisti e i populisti, alcuni sono quelli che usano le fake news. Ma da dove provengono le fake news? Tecnicamente, da dove provengono? Non dalla Russia ufficialmente, ma da quelli che sono conosciuti come i Russian trolls, cioè questi pseudo robot che contribuiscono a creare la maggior parte delle fake news e delle disinformazioni. Capite quello che vi sto dicendo? Che non possiamo dire che vengono, e noi io non lo direi mai, che vengono direttamente dalla Russia, ma da Russian trolls, robot che operano in qualche modo
nella sfera di influenza della Russia, noi abbiamo la maggioranza delle fake news e disinformation. Perché vi sto dicendo questo? Perché in realtà, se voi andate a vedere, credo che questo lo vedrete la prossima settimana, prima dei Russian troll, da quale fonte pensate voi provenissero la maggioranza delle fake news sull'Unione Europea? Da quale paese? E vi ricordate quello che vi ho detto prima, perché in qualche modo tutto è collegato. Prima vi ho detto che le fake news, le bugie sono sempre esistite. Quello che sta succedendo oggi è che con le piattaforme online, con i social network, c'è una diffusione immediata, c'è una diffusione esponenziale delle fake news, delle bugie che prima non c'era. Quindi ripeto la mia domanda, da dove venivano prima dei Russian trolls, prima dei social media, le fake news, le bugie, se volete, sull'Unione Europea? Da un paese in particolare. E io sono sicuro che Ilaria ha un'idea. La maggior parte delle, quasi tutte, non la maggior parte, la stragrande maggioranza delle fake news nell'era dei pre-social media, prima dei social media, venivano dai tabloid, dalla Yellow Press inglese. Capite quello che vi sto dicendo? Che la maggior parte delle false notizie sull'Unione Europea venivano prima dai tabloids inglesi. Voi capite quello che vi sto dicendo? E se volete posso mandarvi delle fonti, perché naturalmente la Commissione aveva delle cellule nella Commissione, delle unità della Commissione, avevano come scopo di identificare e di rettificare queste informazioni. Ma noi stiamo parlando di fake news del tipo: il Parlamento Europeo sta decidendo che nella prossima estate non potremo più bere birra, o il Parlamento Europeo sta decidendo che dal 2021 i cittadini inglesi non potranno più andare in vacanza. Sono fake news a questo livello che venivano prodotte dai tabloids inglesi nell'era pre-social media, nell'era pre-Russian trolls, nell'era pre-Brexit. E concludo questa parentesi con l'informazione, con un commento di Ilaria. Infatti si è visto come è andata a finire. Quindi se noi andiamo a vederci quel famoso Eurobarometer del 2004 su l'apprezzamento, la conoscenza degli europei sull'Unione Europea, naturalmente una delle nazioni i cui cittadini dichiaravano di conoscer meno dell'Unione sull'Unione Europea era naturalmente il Regno Unito. Perché qui c'è pressures of the market? Perché i media oggi sono, non è facile oggi mandare avanti un media oggi. Pensate ai giornali stampati e alla pressione che hanno. Quanti di voi, posso farvi una domanda, quanti di voi leggono quotidianamente un giornale cartaceo oggi? È una domanda, quindi potete rispondere sì o no, ma non credo che molti di voi oggi leggano un giornale in forma cartacea. Io stesso non lo faccio, semplicemente perché sono abbonato ad un giornale online. La mia domanda è: quanti di voi sono abbonati oggi ad un giornale di quelli che vengono definiti mainstream, come il Corriere della Sera, Repubblica, i grandi giornali a diffusione nazionale? Quanti di voi oggi hanno un abbonamento alla versione elettronica? Adesso questo, naturalmente, questa è la dimostrazione delle statistiche che sono più o meno a conoscenza di tutti. La vendita dei giornali è andata calando più o meno dalla nascita di internet. E voi capite bene una cosa, che i giornali non solo vendono. Qual è il business model, il modello economico di un giornale? È di vendere su due binari. Il primo binario è di vendere la copia cartacea o l'abbonamento. Ma voi vi rendete naturalmente conto che se io vado a comprare, non so, la Repubblica, non so oggi quante pagine abbia la Repubblica, ma diciamo tra 25 e 35 pagine di quotidiano,
2 euro, l'euro e mezzo, i 2 euro e mezzo che io pago per la versione cartacea del Messaggero della Repubblica non compensano i costi, naturalmente, perché quel giornale cartaceo, quel prodotto fisico, costa molto di più di 2 euro e mezzo. Quindi che cosa permette in sostanza ai quotidiani di poter vendere? Cosa ha permesso nel passato ai quotidiani, non solo ai quotidiani, ma anche ai giornali quindicinali, settimanali, di poter vendere una copia a 1,50 euro, 2 euro? In sostanza, su cosa guadagnavano questi giornali? La pubblicità, perché se io ho una pagina di un giornale, la pagina di giornale, il giornale la vende a me come lettore, ma la vende allo stesso tempo a coloro che usano quello spazio per farsi pubblicità. Quindi aveva un doppio binario. Ma che cosa sta succedendo oggi? Se io fossi Coca-Cola, se io rappresentassi la Coca-Cola oggi, qual è il mio interesse a fare una pubblicità su un giornale che sta scendendo in readership? E dove avrei più interesse io a, in sostanza, a pagare per la mia pubblicità? In sostanza, se ho un budget di 20.000 euro, dove potrei investirlo io per avere il massimo ritorno sul mio investimento? Certo, Ilaria, su un sito web dove ci sono molti click. E quali sono i siti web con più click in assoluto oggi? I siti web, i posti con più siti, con più click oggi, sono i social media, Facebook, tutto ciò che ruota intorno ai social media. Quindi vi rendete conto perché io qui dico che c'è un'alta pressione del mercato? Perché oggi quei giornali che sono fondamentali, perché i mainstream media sono fondamentali per avere, per costituire, per creare, per contribuire ad avere una sfera pubblica informata sui fatti, oggi sono quelli che in realtà sono più sotto pressione. Ma io non sto parlando solo dei giornali. Pensate anche, per esempio, alla RAI. La RAI vive di un abbonamento, di un canone, ma vive anche degli spazi pubblicitari. Adesso io, e questo naturalmente l'avete sentito anche voi, che a causa del confinamento, del Covid, qual è il media outlet che ha aumentato esponenzialmente gli abbonamenti? Qual è il media outlet che ha aumentato esponenzialmente gli abbonamenti a seguito del coronavirus? È Netflix. Netflix ha visto negli ultimi 20 giorni un aumento esponenziale delle sue vendite. Ma voi su Netflix vedete telegiornali? Voi su Netflix vedete telegiornali di informazione? Adesso Netflix si sta aprendo a tutto ciò che è documentari, e lo sta facendo anche in maniera, io direi, discretamente, molto discretamente se non molto buona, perché sta veramente producendo dei buoni documentari. Ma abbiamo dell'informazione sulle notizie correnti su Netflix? Perché vi dico questo? Perché c'è molta pressione del mercato, non solo sui media tradizionali, ma su tutti i media. I business model dei media stanno cambiando oggi, e stanno cambiando non nella direzione da poter permettere a dei media tradizionali come Repubblica, Il Messaggero, eccetera, eccetera, di continuare ad andare avanti come lo stanno facendo, come lo facevano prima, in sostanza. Questo che cosa vuol dire? Che c'è sempre meno spazio per e meno possibilità economica di fare un giornalismo di inchiesta, perché un giornalismo di inchiesta ha bisogno di tempo, di finanziamenti, di una struttura dietro. E oggi che cosa succede sui media? Sapete chi sono i maggiori responsabili della diffusione di fake news oggi? Perché i Russian trolls li mettono in circolazione, ma poi chi è che li diffonde esponenzialmente, le fake news? Quindi chi sono i maggiori diffusori delle fake news oggi? Questa è una domanda. Quindi chi contribuisce maggiormente
a diffondere le fake news. Serena ha ragione, non sono né i partiti politici né altri attori, siamo noi. E siamo noi perché semplicemente oggi è diventato facilissimo fare uno share di una notizia. Vi rivolgo una domanda, ma è una domanda retorica, non dovete rispondere. Anzi, a questa domanda rispondete, per favore. A questa domanda rispondete. Quanti di voi, quando vanno a comprare qualcosa da mangiare al supermercato, leggono che cosa, da dove viene quel prodotto e che cosa c'è dentro quel prodotto? In sostanza, quanti di voi perdono qualche istante a leggere che cosa vi accingete a mangiare? Carla ha risposto, Sara ha risposto, Ilaria ha risposto. Io lo faccio. Perché? Perché abbiamo un interesse a capire quello con cui nutriamo il nostro corpo. Adesso permettetevi di farvi un'altra domanda e rispondete sinceramente o non rispondete sinceramente. Quanti di voi, prima di fare uno share di una notizia, si preoccupano di andare a controllare, di andarne a controllare le fonti? Allora, Giulia, io naturalmente non posso che essere contento, ma vi assicuro che voi non siete, e questo conferma quello che vi ho detto prima, un campione rappresentativo della società. Sapete in media quanto ci vuole a fare uno share di una notizia? In altre parole, quanto occorre per un utilizzatore medio per cliccare un like, per fare un like o per fare uno share di una notizia? Non stiamo parlando neanche di secondi, stiamo parlando di uno spazio di meno di un secondo per decidere se io faccio uno share o non faccio uno share. Voi vi rendete conto di quello che sto dicendo? Che in sostanza cerco di metterla in termini semplicissimi. Io sono su Facebook, leggo una notizia, non mi prendo neanche il tempo, io persona in genere, non io né voi naturalmente, non leggo neanche la notizia, leggo solo il titolo di quella notizia o di quella notizia che qualcuno ha già condiviso con me. Mi basta leggere il titolo e sapere che un mio amico, un mio conoscente, qualcuno di cui ho fiducia, perché questo è il meccanismo fondamentale. Io leggo una notizia, una fake news, sulla pagina di qualcuno che A è un mio amico, B è un mio familiare, C è un mio collega, D è un mio conoscente semplicemente. Vedo che questa persona l'ha condiviso la notizia, io persona generica, average person, non mi pongo neanche la questione di andare a controllare quello che leggiamo, quello che leggo, faccio uno share. Quindi noi siamo gli utilizzatori dei social media, sono i principali responsabili della condivisione dei social media. Ci sono delle statistiche interessantissime, perché a proposito della velocità di diffusione di una fake news e di una real news. Una fake news, io credo che la percentuale abbia 7 volte la maggiori possibilità di essere condivisa di una real news. Vi rendete conto anche antropologicamente del fatto che una fake news ha più probabilità di essere diffusa e si diffonde 7 volte più velocemente di una real news? Adesso io parlo a braccio, ma ho delle presentazioni PowerPoint sui numeri effettivi, sulle percentuali reali ed effettive di questo. Quante volte voi avete visto un vostro amico su un social media dire: mi sono sbagliato, non dovevo condividere quella notizia, ho capito che era falsa? Serena dice una cosa fondamentale, e ricordatevi quello che vi ho detto: oggi c'è molta pressione sui media tradizionali di pubblicare, anche perché che cosa succede? Avete capito che le fake news si diffondono molto più rapidamente, hanno più probabilità di diffondersi rapidamente, hanno in sostanza, non hanno bisogno di una macchina editoriale, di una macchina di marketing dietro, perché noi siamo la macchina fondamentale, noi siamo la catena di distribuzione delle fake news. Quindi i media tradizionali, e io posso
Posso essere o non posso essere d'accordo con la linea editoriale di Repubblica, del Messaggero, della Stampa, eccetera, ma questi media più tradizionali che per anni, pensate per esempio al ruolo che la BBC ha avuto nell'informazione, non solo a livello nel Regno Unito, ma a livello mondiale, pensate al carattere al carattere di partecipazione e di informazione democratica che ha avuto la televisione pubblica, non solo in Italia, ma in tutti i paesi europei, in tutti i paesi del mondo, democratici del mondo, che hanno avuto gli outlet di informazione pubblica. E pensate alla pressione che hanno adesso loro. Giustamente Serena dice, molti dei media tradizionali adesso non hanno più tempo per fare giornalismo di inchiesta di informazione. Non hanno più tempo per controllare le notizie che circolano e quindi se vogliono restare a galla, se vogliono restare tra i primi a pubblicare le notizie, perché oggi essere i primi a pubblicare una notizia la maggior parte delle volte vuol anche dire avere dei lettori, sono costretti in realtà a rilanciare delle notizie che non sono state controllate a dovere. Quindi vi rendete conto di quanta pressione c'è intorno? Esatto, quello che stavo dicendo io, Carla, il primo a pubblicare è il primo a avere una readership su quella notizia, è il primo a poter vendere degli spazi pubblicitari. Quindi voi parlerete di questo la prossima volta. Andiamo a vedere un attimo quali politiche potrebbero aiutare oggi la formazione di una sfera pubblica europea. Perché dobbiamo parlare anche un po' di questo. Allora, quali politiche potrebbero aiutare oggi la sfera pubblica europea? Ma io per sfera pubblica europea intendo uno spazio in cui cittadini informati possono contribuire con criticità, e criticità vuol dire non sempre essere d'accordo, vuol dire anche essere in disaccordo, ma poter motivare il proprio disaccordo, poter dire, ragionando sui fatti, perché, per esempio, l'Olanda non ha ragione o ha ragione quando non vuol contribuire ai corona bond, o poter per esempio dire, ragionando sui fatti, perché l'introduzione dell'euro in molti paesi non è stata fatta come doveva essere fatta, perché io sto ponendo degli esempi naturalmente cui voi potete facilmente fare delle associazioni e dei collegamenti. Ma vi faccio un altro esempio che abbiamo fatto, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana o due settimane fa. Vuol dire poter parlare coscientemente e con cognizione di fatto del perché il 30, 40, 50% dei fondi oggi sono dedicati ancora a una politica agricola comune, quando in realtà l'Europa sta importando molti dei prodotti agricoli che sono sui nostri mercati, nei nostri negozi oggi. Quindi quali politiche potrebbero aiutarci ad avere in sostanza dei cittadini europei più informati e meglio informati e in grado di capire meglio quella che è l'Unione Europea? E questa è una domanda aperta. Quali sono queste politiche? Quali potrebbero essere queste politiche? E dove dovremmo noi concentrare la nostra azione? E per esempio, dovrebbero essere delle politiche europee o delle politiche nazionali? E dove dovremmo parlare di Unione Europea? Una riforma dell'istruzione, quello che sta dicendo Giulia, e io sono naturalmente d'accordissimo, è una politica di educazione comune. Giulia, ti ricordi perché non è possibile, si ricorda perché non è possibile avere una politica di educazione comune in Europa? Perché non è materia, perché non c'è stata una condivisione di questa politica, perché non è una materia di competenza. Posso farvi una domanda veloce? Quanti di voi hanno avuto occasione di avere nelle scuole elementari, medie, superiori, dei corsi sull'Unione Europea, anzi, dei corsi di educazione civica, semplicemente di educazione civica? Quanti di voi sanno che cos'è educazione civica in realtà?
ripeto la mia domanda, quanti di voi hanno avuto occasione durante la loro carriera scolastica, durante il loro, come si chiama, durante la, allora, Sara non ha avuto occasione. Non ho mai ricevuto insegnamenti di educazione civica. Qualcosa in diritto, ma perché ho fatto un istituto tecnico. Che io mi ricordi no. Io credo di aver fatto parte dell'ultima generazione in Italia, in cui, o di una delle ultime generazioni in Italia, e sto parlando, io ho 50 anni, 51, quindi sto parlando di 44, 40... 40 e passa anni fa, perché l'educazione civica si insegnava ai miei tempi alle scuole medie, quindi stiamo parlando di 35-36 anni fa. Educazione civica era una materia che in sostanza si occupava di farci capire quali erano i nostri doveri, i nostri privilegi come cittadini italiani, ma che si occupava anche di farci capire come funzionavano le istituzioni in Italia, le istituzioni pubbliche in Italia, e come funzionava il governo di un paese. Queste sono cose fondamentali per capire come poter partecipare poi al governo di un paese e come poter dare la nostra opinione. Quindi voi capite. Permettetemi adesso di velocemente di farvi capire tutto ciò che c'è dietro queste domande, perché voi avete capito che i prezzi precedente sull'Unione Europea e questo prezzi sull'European Public Sphere sono in realtà degli strumenti per poter conoscere, approfondire le conoscenze, sono degli strumenti di lavoro che a me piace pensare di mettere a disposizione e di condividere con voi. Innanzitutto andiamo a vedere quali sono le politiche che potrebbero contribuire ad una maggiore conoscenza dell'Unione Europea. È un miglior utilizzo dei mezzi europei, dei media europei a livello europeo. Innanzitutto sono tutte le politiche culturali e di educazione, di cui però naturalmente l'Unione Europea non ha competenza, o una competenza molto limitata. Poi abbiamo tutte le European Union Telecommunication Policy. Ricordate quello che abbiamo, di cui abbiamo discusso prima? Il fatto cioè che ci sono alcuni europei oggi che non hanno accesso a una rete internet. E anche se hanno un accesso tecnico alla rete internet, quanti dei vostri nonni, e perché io mi riferisco ai vostri nonni e non ai vostri genitori? Perché i vostri nonni oggi, voi sapete che la piramide della stratificazione per età in Europa è una piramide che in realtà ha nelle persone anziane una parte costitutiva molto importante. Quindi in realtà le persone che vanno a votare in Europa oggi, molto spesso in molti paesi, è una fascia in realtà medio anziana, ma la stessa fascia è quella che è meno esposta ai social media e magari ha una connessione a casa, ma non è in grado di usarla. Si parla in questo caso di digital literacy. Quindi le politiche di telecomunicazione dovrebbero non solo mettere a disposizione, assicurarsi che ci sia una connettività diffusa, larga e condivisa, ma anche insieme alle politiche di educazione e di audiovisivo dovrebbero fare in modo di assicurare che le persone che hanno accesso alle reti, a internet, sappiano usarlo. E poi oggi naturalmente, ma io di questo non parlerò, lo accenno solo brevemente, c'è tutta la risposta europea alla fake news e alla disinformazione. Ma torniamo al fatto, a quello che vi ho detto qualche secondo fa, perché io considero questi prezzi come dei tool, degli strumenti di approfondimento. Perché tutte le domande di cui abbiamo parlato oggi in realtà servono da introduzione al capire che cos'è the European Public Sphere and European and Information Communication Non-Policy. Non-Policy perché, come diceva Giulia prima, non è di competenza dell'Unione Europea. Quindi quello che volevo farvi capire io, e potete poi andare voi nel dettaglio se volete capire di più, se volete andare più nel dettaglio, capire di più, informarvi
sui vari aspetti che abbiamo toccato oggi. Per esempio, in questo riquadro, qui a destra, potete andare più in dettaglio sulla semplice teoria della sfera pubblica europea. E naturalmente noi abbiamo iniziato con Habermas, perché il primo intervento da parte vostra è stato Jürgen Habermas, è stato il teorico, quello che per prima ha elaborato una riflessione teoretica e in seguito anche pratica su che cos'è la public sphere, la European Public Sphere. È stato il primo, ma naturalmente non l'ultimo, e qui trovate una serie di approfondimenti su quello che è a livello teorico la sfera pubblica europea. A livello pratico devo introdurvi ancora un paio di cose prima di lasciarci, ed è innanzitutto qui abbiamo bisogno di un framework of analysis, di un quadro di analisi per capire bene che cos'è e quali sono gli aspetti che dobbiamo considerare quando si parla di sfera pubblica europea, ma anche semplicemente di politica europea di informazione e comunicazione. Perché? Perché avreste dovuto capire tra la lezione di 2 settimane fa e quella di oggi che parlare di sfera pubblica europea vuole dire in sostanza parlare di un contesto, di una materia molto difficile e complessa. Molto difficile e complessa perché ha a che fare con la nostra democrazia e la maniera in cui viviamo la nostra democrazia, la nostra idea di partecipazione e la maniera in cui viviamo la nostra partecipazione alla sfera pubblica. Ha a che fare con i media che si occupano e che hanno una parte fondamentale nella creazione e nello sviluppo di una sfera pubblica non solo nazionale ma anche europea, e ha a che fare con le politiche che ci possono aiutare a creare e a far sbocciare una sfera pubblica che, lo ripeto, deve essere critica, informata e aperta di discussione europea. Quindi, in sostanza, è un dibattito, è un'area molto interessante, affascinante, ma anche molto difficile perché è molto varia ed è molto pluridisciplinare se vuole essere intesa e capita nella sua interezza, nella sua complessità. Quindi noi abbiamo qui, e mi permetto di aprire un po' la finestra, potete dirmi se riuscite a vedere tutto ciò che è nel quadro, nel riquadro azzurro in sostanza. Se tutto ciò che è in questo riquadro è visibile. Allora, qui quello che vorrei farvi vedere è che in questa bubble qui, dentro questa circonferenza, c'è tutto ciò che l'Unione Europea ha fatto in materia di informazione e comunicazione. Non è una politica, ma l'Unione Europea ha fatto molte diverse e cose importanti, e qui le potete trovare tutti. In questo riquadro c'è una spiegazione del perché è necessario, a mio modo di vedere, un approccio multidisciplinare alla comprensione, ma anche alla delineazione di una sfera pubblica europea. In questo riquadro più piccolo qui c'è un'esplorazione di quella che è la direzione generale comunicazione oggi e di tutto quello che sta facendo. Vedrete qui che è la maggior è la direzione generale che maggiormente è responsabile di quello che noi sappiamo sull'Unione Europea oggi. In questo piccolo riquadro qui vedete i due principali strumenti di partecipazione alla sfera pubblica europea, ma anche alla formazione di politiche europee. Quello che volevo vedere con voi oggi, e per concludere, è il mio framework of analysis, di cui abbiamo già parlato, ma che può essere interessante rivedere. Qui abbiamo un po' la spiegazione e un riassunto esteso, naturalmente, di quello che abbiamo detto prima su chi sono i cittadini europei e che cosa pensano dell'Unione Europea. Nell'European Union Media Landscape abbiamo un po' un quadro su quello che sono European media e i media in Europe oggi,
E qui abbiamo un po' le domande fondamentali che ci siamo posti prima sulla sfera pubblica europea. Quindi io adesso vorrei concludere lasciandovi con questo strumento di approfondimento che naturalmente voi potete utilizzare, anzi io vi invito ad utilizzare, per esplorare e per rispondere alle domande che, da quello che ho capito e da quello che abbiamo discusso con la professoressa Belluati, saranno al centro della vostra valutazione, in sostanza. E dunque io mi fermo qui e possiamo dedicare 5 minuti a delle domande finali, ben sapendo che avete la mia mail, quindi non esitate a usarla per rivolgermi delle domande. Io sarò molto contento di ricevere domande da parte vostra. Quindi se ci sono delle domande finali, io penso che possiamo prenderci, Marinella, ancora qualche minuto per... Certo. Certo, qualcuno mi ha scritto che è dovuto scollegarsi perché hanno un'altra lezione che inizia alle 5, sono abbastanza pressati le ragazze e i ragazzi. Uh-huh. Ma una domanda la faccio io, ma questo prezzi è quello che ci hai già lasciato o è un altro? No, naturalmente no, quel prezzi che vi ho lasciato la scorsa settimana è il prezzi sull'Unione Europea e questo okay, è perché... il prezzi sulla European Public Sphere. Che ancora perché non è così piccolo che non... Ok, perfetto, no, perché era così piccolo e niente, sì, non... In realtà voi avete capito che noi ci siamo occupati di questa parte, però ogni domanda che c'è qui in questa parte poi rimanda a degli approfondimenti nel prezzi. Ok, no, questa era la prima question che di carattere generale che ovviamente tu ci darai, io... Ho già condiviso l'altro e loro ne faranno, come dire... In realtà devo condividere con te, Marinella, un link, naturalmente... Esatto, ma è esattamente quello che abbiamo fatto la volta scorsa e l'ho già caricato tra i materiali del tuo modulo. Mm-hmm. Non so, ci sono delle questioni che rimangono, mi sembra che comunque c'è stata una tal densità di argomenti, anche se, come dire, fatte come question... argomenti di discussione sono sembrati leggeri, no? Però in realtà ognuna di queste domande è un concetto teorico su cui si possono riempire scaffali di biblioteche, no? Quindi, come dire, avete fatto una rapida, come dire, un'immersione rapida in una complessità che poi quella che dai primi di marzo stiamo cercando di mettere in campo. Certo. Quindi la trovo molto efficace io personalmente come anche modalità didattica, no? Partire da domande che hanno dietro un potere teorico e assolutamente... Quello che io spero, esatto Marinella, quello che io spero sia emerso in queste due prime lezioni è stato il fatto che bisogna parlare di Europa con cognizione di causa. È molto facile sbagliarsi su che cos'è l'Europa perché l'Europa è un'articolazione complessa. È complessa perché è unica. Nel suo genere, perché è un misto di un'entità sovranazionale e intergovernamentale. Non ci sono precedenti, ma questa complessità naturalmente richiede un maggiore sforzo da parte di tutti i cittadini. Uno sforzo che però non è appoggiato da politiche di educazione, di comunicazione, né a livello nazionale né a livello europeo. Per capire che cos'è la sfera pubblica europea, e oggi io posso anticiparvi, voi non so se avete visto le priorità della nuova commissione di Ursula von der Leyen, ma rendere l'Europa più democratica e usare meglio i mezzi di comunicazione è una delle priorità. Cioè la democrazia in Europa e tutto ciò che è digitale è una delle priorità per la nuova commissione. Quello che io volevo, il messaggio principale di questa seconda lezione è stato, o dovrebbe essere stato, quello di dire, attenzione, parlare di sfera pubblica europea è complesso già parlarne a livello nazionale, ma diventa ancora più complesso parlarne a livello europeo perché innanzitutto abbiamo a che fare con quello che vedete qui, cosa sono le politiche di comunicazione e informazione, quali sono le strategie. Ma un discorso che parlasse solo delle strategie di informazione e comunicazione è troppo semplicistico. In realtà la sfera pubblica europea come realtà ma anche come disciplina
va inserita in un ambito molto più ampio, che è quello di capire che cos'è il concetto di cittadinanza, che cos'è il concetto di cittadinanza e di identità non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo, perché con la struttura multilevel che abbiamo in Europa noi andiamo ad aggiungere livelli di complessità non solo all'apparato governativo, all'apparato decisionale, all'apparato democratico, ma anche all'idea di cittadinanza, di identità, di partecipazione. E dunque è questo, per questo che vi dicevo prima, che in realtà capire che cosa vuol dire sfera pubblica europea vuol dire che è capire che è un argomento e una realtà molto complicata, che ha a che fare con l'idea e l'attuazione di democrazia, di partecipazione, sul ruolo dei media e sulle differenti politiche che possono aiutarci ad implementarlo e a capirlo. Per questo vi dicevo, e concludo qui Marinella, che questi prezzi sono degli strumenti per andare oltre, che voi ragazzi potete usare oggi per rispondere alle domande, ma potete usare un domani se dovete affrontare un altro corso che parla di Unione Europea, se vi trovate a dover scrivere un paper sull'Unione Europea, un piccolo elaborato scritto sull'Unione Europea, sia questo Prezi che l'altro. Ed è per questo che con la professoressa Belluati abbiamo pensato che la prima unità su che cos'è l'Unione Europea e come funziona, la seconda unità su che cos'è la sfera pubblica europea e la politica di informazione europea di informazione e comunicazione dovrebbero essere e saranno in sostanza complementate da una terza unità che sarà, vedrete, molto pratica su come trovare e informazione sull'Unione Europea. In sostanza noi abbiamo visto due quadri teorici fino adesso, con implicazioni pratiche naturalmente, ma il nostro terzo appuntamento sarà un workshop su come trovare informazione e su come in sostanza orientarci in quel grande portale di informazione pubblica che è il server Europa e che voi potrete utilizzare in tutti i corsi che seguono, in tutti i vostri lavori, anche professionalmente se vi occuperete di in sostanza di affari europei. Sì, ci sono delle domande prima di magari concludere con alcune informazioni di servizio. Il fatto che non scriviate significa no? Tutto chiaro? Penso che significhi no, anche io. Spero sia stato tutto chiaro. Ripeto, non esitate a usare la vostra mail per contattarmi. Se avete delle domande sia su questa lezione di oggi, sia su quella precedente delle scorse settimane, avete ancora fino al 7 maggio per formulare le vostre domande e eventualmente possiamo dedicare qualche minuto, un quarto d'ora, 20 minuti a dare qualche risposta. Per me sono molto flessibile sulla struttura del prossimo online workshop, massima flessibilità da parte mia. Certo, no, va bene, ti grazie per la disponibilità, ok, arrivano, tutto chiaro, mi sembra un'ottima cosa. Allora, io, vabbè, ti ringrazio, la prossima volta vorrei riprovare su WebEx perché non esiste, cioè per una serie di ragioni, un po' per una questione di puntiglio, ma perché lì è il nostro storico delle lezioni che come università abbiamo tutti i nostri report e diventa più semplice per noi a fini documentali delle lezioni svolte, del numero delle presenze, quello diventa per noi è lo strumento, è il nostro registro e quindi sappiamo che se si mette male questa opzione è un piano B che funziona, però ci riproveremo con WebEx e vediamo se stiamo... Io sono d'accordo e ti faccio una controproposta, Mariana, perché noi avevamo provato... E quando abbiamo fatto il nostro test funzionava tutto alla perfezione. Io ti ripropongo di eventualmente da qui al 7 maggio di rivederci per riprovarlo e cercare di capire tra di noi quello che non ha funzionato questa volta. Ok, sì, non riesco a capire neanche io perché funzionava tutto e direi invece di metterci troppo tempo di magari farlo nel quarto d'ora prima della lezione.
sì, per cui siamo in grado di farlo e non perdiamo altro tempo. E che improvvisamente si è staccato il microfono e non riuscivamo più a sentirti. A me lo dava come attivo, quindi non so se è un problema, cioè sicuramente è un problema tuo di qualche tasto che lì non funziona, perché qui era, ho controllato, era tutto ok. Però niente, noi ci risentiamo, magari poi ci facciamo un feedback più avanti. Per il momento ti ringrazio, aspettiamo le registrazioni e il prezzi, così lo metto a disposizione e quindi loro possono farne l'uso che gli serve. E invece a voi ragazzi e ragazze vi ricordo lunedì, lunedì e martedì i due incontri sull'europrogettazione e mercoledì quello sulle fake news e misinformation ai tempi del Covid, ma noi ci scriviamo e ci risentiremo. Luciano, grazie infinitivamente, molto interessante la lezione di oggi come sempre, credo che sia stata apprezzata da tutti e tutte, e quindi bene. Tutto grazie, bene? Grazie a tutti voi. Marinella, io direi, invece di aspettare il 7, scusami, vediamoci prima del 7 per riuscire a risolvere tutti questi problemi. Ma temo che se ci mettiamo del tempo in mezzo, magari quello che succede che funziona un giorno, il giorno stesso non funziona più. È quello che dicevo, invece di collegarci, ci colleghiamo alle 2:15, io e te, poi rimaniamo lì e poi facciamo dei riti scaramantici, non so, io porto i cornetti, faccio tutti... In ogni caso preparo una opzione di salvataggio su... Esattamente, su esattamente. Mi sembra un'ottima cosa e speriamo che questa volta la registrazione sia avvenuta e niente, ti ringrazio, buona giornata, buone cose e a presto e tanta salute a tutti. Grazie a tutti, per tutti voi, a presto. Un abbraccio, ciao.